Leonardo. Ingannato pure si rifiuta. Va bene. Allora. E infatti per oggi risposta alla traduzione, Ingannato non è venuto. Allora, in base a quell'elenco che ha. Sì, questi qua. Hanno aggiunto gli ultimi tre. No, gli ultimi tre non li avete. Va bene. Buongiorno. Tre persone, poi bisogna vedere che vuole. Vuole il confronto? Sì, l'abbiamo visto. Abbiamo visto. Me lo potete dire. Signor Presidente, sì, Fusco Alessandro ha chiesto il confronto con Pandrico. È nell'elenco di oggi? Va bene. Per quanto riguarda poi quei dissociati che si rifiutano di venire, come Leonardo Francesco, io ho interesse al confronto. Lei come pensa che si può sbloccare questa situazione? Sono stato sempre con Fusco. Non si può sbloccare. Sempre per Fusco. Fusco il problema è risolto. Perché l'abbiamo già fatto. No, parlavo di Trocciola. Il quale chiede il confronto, lo ha già chiesto, con Leonardo Francesco, quale pone problemi di incolumità della famiglia, mi pare, la sicurezza, ma Pandico non c'ha gli stessi problemi? Si vede che non li ha. No, io i miei problemi li ho già esposti a chi di competenza. Comunque, poi avvocato, non sono dettagli di suo. Comunque, vabbè, no, Pandico non c'è, avrei dei problemi suoi, ma lui... Già esposto a chi di competenza, al vabbè. Ministero, Pandico, alle procure, eccetera. Pandico, io chiedevo al Presidente, non a lei. No, lei me coinvolta a me. Vabbè, no, ma io chiedo al Presidente se i problemi, Pandico però, non abbia gli stessi problemi. Però ha detto che lui... Non ce li ha, lui a posto. Lei non ce l'ha gli stessi problemi miei. Presidente, io insisto perché si trovi uno sblocco di questa situazione, perché Trocciola ce l'ha chiesto e insiste nel confronto con Leonardo Francesco. Grazie. D'accordo, vediamo che cosa possiamo fare, ma non li possiamo costringere a deporre. Va bene, allora Pandico, c'è qui un altro imputato che ha chiesto il confronto con lei. Lei lo conosce questo signore? Sì. Come si chiama? Trattasi di Giannino Felice, di origine calabrese. Giannini Felice. Vabbè. Giannini, lei che cosa gli voleva contestare? Parlate nel microfono. Parli del microfono. No, scusa un attimo, Presidente. No, parlate del microfono, se no non si sente niente. Se non c'è. Chi è che mi ha fatto camorrista? Lei è stato fatto camorrista nel carcere di Volterra. E quando? Nel periodo che siamo stati a Volterra, nella primavera 81. Primavera 81? 81, fino a... è stato sempre 81 in quel periodo. Inizio 82 in quel periodo là. È stato fatto da Moruso e da Rosario... Da Moruso Rosario e da Biagio, ora mi sfugge il cognome. Vabbè. E cosa mi ha dato? Porzillo, Biagio Porzillo. Sta camorra che mi ha dato a me? Le ha dato il primo regalo, che e le ha che dato. Che cos'è questo primo regalo? Spiega. Non facciamo gli orecchi da mercante, per cortesia. Anzi. E vabbè, se mi dice il primo regalo, è stato fatto camorrista, è stato fatto picciotto d'onore. È stato fatto, ha partecipato a Volterra alle dovute rivolte, ha detenuto qualche volta qualche cortello per noi e avevamo un rocchio di riguardo perché era definito un camorrista che non violento, non il signorile, un tipo signorile. A Volterra rivolte non ce ne sono mai state, c'è stato sciopero. Va bene. Poi? Se voi lo chiamate sciopero, che è durato 5-6 giorni, che no. Si incominciò a buttare il mangiare nelle sezioni, che si buttò a incominciare a spaccare tutto. No, non c'è mai successo. È successo. Quando è il periodo che ci sono stato successo, io, sono stato solo giù parlamentare dal direttore. È successo, signor Giannini. Non è mai successo. Può prendere informazioni, c'è stato solo proteste di stare all'aria un paio d'ore. Anzi, e lo sciopero di fame sempre rientra se in cielo. La rivolta è una cosa, lo sciopero è un'altra. Se non vado errando, egli è uno dei firmatari anche di quella rivolta, se non vado errando. Firmatari di rivolta? Se non vado errando. Avrò messo qualche firma per chiedere di fare l'ora in più alla sera. Perché no, ti avevano tolto l'ora. Apple. E non firmai a lei io il foglio, venne un'altra persona, fui l'ultimo a firmarlo. No, signore.
Lei è camorrista, ha partecipato alle rivolte per prendere in mano il carcere che allora era mantenuto dalla nuova famiglia. Addirittura c'era anche in progetto, questo non è collega, Giulietta Vanacor, di uccidere il direttore del carcere un giorno. C'era in progetto anche questo, se non optavano. È camorrista, basta, perdiamo tempo. Il camorrista, questo che mi ha fatto, dov'è che mi ha fatto? Che cos'è che mi ha dato? In sostanza lei mi dice prima ma di farlo, io non lo so che dare in che senso? A denaro? Mi ha dato soldi, mi ha dato qualcosa. Ma è stato mantenuto dall'NCO durante il suo periodo che stava a Volterra. Io avevo bisogno di poi soldi. Poi se il suo responsabile, Porzillo o l'altro, l'ha dato dei soldi, era normale. Ma lei che le risulta? Ma che mi hanno fatto qualche regalo? Cioè, sì, che le risulta? Lei ha avuto il primo regalo, è stato legalizzato in Volterra. Soldi, queste cose qua, qualcosa di l'hanno queste dato cose in, qua. In natura, l'avranno dato in anche natura, dei soldi. In natura, che me l'hanno dato in culo, in natura. Che beh, cosa, questo in natura, non sono dettagli miei, questo. Mi spieghi, lei mi dice in natura io so, il sesso umano. È camorrista, ha fatto camorrista, ha fatto quando, la camorra. Ma chi? Ma mi devi spiegare quando? Quando e chi? Ho detto, l'ho ripetuto, Vorsillo Biagio, Vorsillo Biagio e Amoruso Rosario. È stato fatto nel periodo, nella primavera o stato 81, in questo periodo 80, qua. 81. È sta primavera o estate in questo periodo. Abbiamo qua sempre versione. Lei in istruttoria fa una versione. Non poi davanti al giudice versione. Poco tempo fa ne ha fatto un'altra, adesso ne fa un'altra. Sono ancora centinaia di merce gazzette che passano davanti, ecco perché non si fa tratti di versione. Antico. Altre contestazioni, ha risposto in proposito. Cos'è che lei poco fa ha detto che io sono d'origine calabrese? Come fa a saperlo che sono d'origine calabrese? Si sapeva attraverso il Vorsillo, lo sapevi, attraverso il Vitavenno e attraverso il Vitavenno, origine calabrese o di quei paraggi. Sì, io sarei calabrese. No, o di quei paraggi. Ma quando mi hanno fatto camorrista c'era lei presente? No, non c'ero presente. E come mai? È un personaggio come lei? No, non vuol dire nulla. Lei dice che è un personaggio? Ma non vuol dire nulla, guardi, non vuol dire nulla esserci presente cosa e non esserci presente. Anche se io stavo in quella sede, non lo ricordo, anche se stavo in quella sede. Esempio pratico, sono stati fatti dei camorristi in quella sede che io non ho voluto partecipare. A Pianoso sono stati fatti dei camorristi che io non ho voluto partecipare. Non vuol dire nulla esserci presente per forza, obbligatoriamente o no. Bisogna vedere che chi lo assuma a farlo entrare nell'organizzazione è persona di nostra fiducia e basta. Vabbè, ma questo qua chi mi aveva fatto entrare, che lei dice, mi doveva conoscere prima o mi doveva conoscere lì sul luogo a me? Non lo so, loro hanno garantito per lei. Ma per garantirci per me? Significa ci hanno garantito verso l'organizzazione. Vabbè, ma mi doveva conoscere da prima? Ma non lo so questo. Poi se come ti lo prende, se lei fa poi parte, deve sapere queste regole. Non lo so, poi se ti la prende Vito che era quasi un suo corregionale, queste cose, ne parlai più meglio con Prendavito di questo fatto e mi parlò della sua origine che l'ha preso dei paraggi. Qua, vabbè. Poi lei in istruttoria ha detto pure, in istruttoria, ha detto che io sono fascista, sono un brigatista. No, no. Come no? Che aveva un che fiancheggiava i rossi. Ma se ci ho sempre pisciato in testa i rossi. Va bene, qua risulta da tutti i carci che sono abbia pazienza, Giannini. Ma se vi risulta di vedere ma tutte le catene che le ha raccontate, dove le ha trovate le minchiate? Le Andorelli ha trovate queste cazzate? Non sono cazzate. Lei sa perché sta dicendo questo qui? Me lo dica. Perché non gli ho cuciti i pantaloni, l'ho chiamato infame nell'81. Per la miseria. Quando siamo stati dal signor direttore. Per un paio di pantaloni. Ecco, lei sì. Per i pantaloni, Guarracino per la cinta. Aspetta, un altro per lei le quando voleva essere cucinato. Succede che in finale qua mi avete fatto un vestito. Si ricorda quando voleva essere cucito sti pantaloni? Se lo ricorda che è venuto giù a cortile Marito Giannini di sabato. Ma mattina io mi fa cucire i pantaloni e gli ho detto ma quali di no. Pantaloni? Di quali pantaloni parla? Ma i pantaloni suoi, non so. Erano suoi, vero? Dell'amministrazione, cioè di sopra. Suoi. Ma non lo ricordo perché a me le cuciva il fratello di Andraus, Marco. Lei? No. All'epoca non c'era no. A me era Marco che mi serviva su queste cose. Altro era Marco Andraus. No. Il fatto di questo brigatista, chi gli avrebbe detto che sarei delle BR? Ma se ne è parlato là, da lei direttamente non l'ho sentito questo fatto. Quando ha parlato pochi giorni fa con il presidente, gli ha detto che gliel'ho detto io pochi giorni fa. Vorsillo, ha cambiato 50 persone. Prendendo le garanzie di questo signore, attraverso il Vorsillo, attraverso il Prendavita, attraverso il Domenico Scampati pure me ne parlò. Ma
Ancora veniamo alla domanda di prima. Andiamo. Se uno a me mi deve fare di camorrista, mi deve conoscere da una data o no? Senta, la domanda di prima l'ho risposta. Ma vabbè, mi ma faccio non un'altra domanda che sia più chiara. Cioè, c'è stata risposta. Se a me uno mi fa camorrista, mi deve conoscere. Oggi mi può fare camorrista in un mese o mi deve fare camorrista uno che mi conosce? Ma quelli che sono camorristi che a Cutolo non li conosci neanche per fotografia. Non li conosci neanche fisicamente. Vabbè, ma la persona che mi fa, cioè mi non è che tu fai solo camorrista, poi ci deve convivere insieme, ci deve per forza mangiare insieme o si deve stare nella stessa stanza con lui. No, ci sono tanti camorristi che arrivano per corrispondenza, con biglietti fatti, questo è stato legalizzato così. Allora, senti, lei si sta confondendo con un'altra persona, perché no. Io sono né calabrese, non c'è niente a che fare con le Brigate Rosse. Dalla Calabria a Milano, che io sono milanese, c'è una distanza, ma lasciate i parenti in quella zona. Lasciate i parenti in quella zona, lasciate i parenti qualcuno in quella zona. Ma quale zona? Io non ho nessuno di discendente dalla Calabria. Allora, può andare. Un altro. Avvocato, può andare. Ha terminato. Allora, salutare l'avvocato e viene sempre sostituito da lei, l'avvocato dice. Si allontana. È stato inserito nell'elenco, signorina. È stato inserito nell'elenco. Fare i colloqui in questo momento, se ne parlerà eventualmente dopo. No, adesso siamo in sede di confronto, facciamo questo e basta, poi se deve riferire qualche cosa si avvicini lei e me lo dice. E diventa un mercatino così, avvocato, non posso, è troppo grande l'aula. Non vuole effettuare il confronto in quanto non è presente il suo avvocato. Il carabiniere che sta lì mi individui quello che sta fischiando. E una volta individuato lo mandi via e mi dica chi è. Allora, Pantico. C'è qui un altro imputato che vuole il confronto. Lo conosce? Castardi Carlo. Ciao, Castardi. Mica luce. Allora, Castardi Carlo, che cosa voleva dirgli? Che cosa voglio dire? Che sta facendo un po' di bugie. Ah. Che se voglio dire? Lo so troppo bene quando sono un amorista. Ciao. Mi conosci troppo bene a me. Innanzitutto si tenga il tu per lei. Il Castardi Carlo prima apparteneva alla nuova famiglia ed è uno dei partecipanti del pestaggio di Raia Salvatore e fu legalizzato. Il giorno prima che io partissi dal carcere di Volterra, precisamente il 7 agosto fu legalizzato da Salvatore Di Maio, da me e da Giuseppe De Martini, che Giuseppe De Martini in quell'occasione ebbe il secondo regalo. E ricordo anche benissimo che all'atto della partenza mi regalò un anellino, che poi questo anellino a mia volta lo regalai a Procita. È camorrista da quella data, prima era legata alla nuova famiglia, ha partecipato in attesa quando stava nel sottobosco, ha partecipato all'accortellamento per ordine dell'NCO, all'accortellamento di Volpa Giuseppe, egli il Bernardo Cosenza, questo accortellamento, cioè, non c'è nemmeno a chi lo deve accusare questo accortellamento. E ha venuto fuori le docce del carcere di Volterra, e ha venuto fuori le docce quasi nel... Ma dici la verità, giudice, dici ho detto la verità. La verità, ho non detto dici la verità, e ha venuto nel carcere di Volterra nel mese di giugno, luglio. Non sei cambiato niente, non sei cambiato. Un pezzo di merda era, un pezzo di merda sei rimasto. Accompagnato, cosa? Diamo atto sempre che ti manco di posizione.
Signor Presidente, posso approfittare di una pausa per dire una cosa prevista? Sta arrivando, se... Dopo. Va bene. Un altro imputato che chiede confronto, lei lo conosce? Sì, trattasi di Piccino Giuseppe. Piccino Giuseppe? Sì. Dunque, io sono venuto per un'ora di firma qua perché avevo chiesto i confronti, perché mi sono trovato in mezzo a questa storia qui. Però, visto che Pandico ha detto che io non sono legalizzato, non sono camorrista, non avrei più niente da chiedersi. Pandico, conferma che non è camorrista. Io confermo che non è camorrista, ha detto. Ma chi lo dice lui? Ma lui può dire anche che è vittima dell'ergastolo che ha preso. È camorrista, ricordo che nel carcere di Novara, proprio a seguito dell'evasione che si era promesso al Concutelli, lui e un altro fu quello a procurarci dei punteruoli. Ed era lui addetto a portare in volta i calcinacci che venivano ricavati da questo pavimento per l'evasione che si stava preparando nella stanza di Antonio Natale. Non è vero niente, perché io ero lì, quando venne Pandico a Novara, ero già da 2 anni a Novara che lavoravo. Ho sempre lavorato, perché se fosse vero quello esatto, che dice lui... Si lavorava anche durante i lui, ripasti. Avrebbero mandato via subito. Anche durante i ripasti. Perché lì non è stato solo lui come pentito, ce ne sono stati parecchi. Avrebbero detto qualcosa anche gli altri. Logico che se poi uno mi dà un pacchetto da portare da una parte all'altra, io non posso guardare quello che c'è. Ma il pacchetto si vedeva. No, non erano pacchetti, prego. Si mettevano nei secchi di plastica e lei li copriva con dei stracci che servivano a lavare il pavimento. Non si davano pacchetti già confezionati. No, non è vero niente. Tanto è vero che lui ha detto l'altra volta che mi diede dei ferri che ha tirato fuori dalla macchina da scrivere. Pandico ha mai avuto la macchina da scrivere a Novara. No, che... l'ho detto questo, mai avuto la macchina non ho avuto mai la macchina perché la macchina serviva a ricavarne il punteruolo per fare quel lavoro. No. E fu poi lei a procurarci pezzi di maniglie, pezzi cardini di porta grandi che servivano a scavare questo pavimento. Comunque non è vero niente. Perché va bene, io confermo quanto ho detto. Io sono in carcere da 18 anni. Sono 5-6 anni, non faccio più né colloqui niente, vorrei sapere che camorrista sono io, con chi mi mettevo in contatto, con che cosa. 18 anni che sono in carcere, sempre per i fatti miei, io mi piaceva andare via. Anzi, ricordo che proprio in quell'occasione mi parlava sì anche delle tecniche avvenute, delle tecniche particolari, dell'evasione fatta sia da Pianosa, del comune e sì addirittura da Porto Azzurro che si salvò perché c'era un altro edificio l'iscritto, non è una novità. Quello è l'iscritto, non è una novità. No, ma certi particolari proprio che non sono per iscritti li possiamo verbalizzare. Parlavamo anche di queste cose, però queste sono cose mie che ho sempre fatto. Non partiamo solo, per favore, senza nessun aiuto di nessuno. Va bene così. E tutto quello che hai detto, perlomeno su di me, è tutta falsità, perché non ho mai avuto niente c'è a che il vedere. Caso per caso che lei non ha potuto rattoppare qualche calzino, perché chi la cinta, chi i pantaloni. Va bene. Ma quello non mi interessa, sono affari miei. Non so. Se la direttore qua di Novara mai non ha portato niente su di me. Ma dico basta. Sarebbero verbali quelle. Io vengo qua a dire che io non ho mai avuto, tanto è vero che quando mi arrivò quel mandato di cattura, io dico, ma che cosa vuol dire NCO? Non sapevo nemmeno cosa voleva dire. E se anche Cutro dice che cosa vuol dire l'NCO. Se poi essere lì a Novara, assieme ai napoletani, vuol dire essere camorrista, loro sono camorristi. Un paese, un mercato ortofrutticolo, sono camorristi. Perché io sono stato con i fascisti, con i rossi, con i siciliani, con i calabresi, loro dovrei avere 20.000... 20.000 solamente, ecco, è stato con questi qua. Io sono stato con tutti, siccome è stato io sono sempre andato in accordo con tutti e allora dovrei avere tutti i mandati di cattura. Io ho sempre fatto la mia carriera per conto mio, 18 anni che sono in carcere, mi devo a tirare in mezzo queste tarantelle, ma dove c'hai la testa? Va bene, quindi ognuno rimane sulle Signor Presidente, momento Piccini. Ah, un attimo solo. Piccini, prego. Appena cominciato a parlare, ha detto che in istruttoria non era stato accusato di essere camorrista. Così ha affermato. È possibile controllare
la dichiarazione di Pantico? È vabbè, possibile? Noi possiamo controllarla. Se non abbiamo la dichiarazione di Pantico, resta. Io non volevo neanche venire, sono venuto perché sembra che non voglio fare i confronti. Io sono venuto qui. Infatti lui ha detto io non faccio confronti. Io non volevo perché... neanche farli. Ecco, poi dopo è successo quello che... E se non vado errando, nelle dichiarazioni dell'istruttore lo misi sui camorristi del, su, del nord. Avvocato Dischi, camorrista del nord, camorristi del nord lo misi. Momento di... Avvocato Dischi, a pagina 86, appartenente alle regioni nordista, ossia da Roma in su, mette al 23° posto Piccini Giuseppe. Poi a pagina 115 retro, Piccini Giuseppe, certamente quello che avete voi identificato, dico, ne parla così, 140. Prendo visione delle foto di Linetti, Curci, no, Cianci, Turci, Ricciardiello, la madre di Bellicini, Piccini, Giuseppe. Raffigurano le persone, deve indicare negli elenchi consegnati alla signoria vostra. Probabilmente, avvocato, lui si riferisce a quello che ha dichiarato Pannico in dibattimento. No, ma signor, è qui. Per quello che ha detto qui, sì, davanti a noi. E quindi non sono queste le dichiarazioni a cui facevo riferimento. No, sono quelle del ricordimento, se ho sentito bene, in cui Pantico lo dichiara che non è camorrista. Ma lo sta osservando lui. Non l'ho mai dichiarato questo, signor Presidente. Non l'ho mai dichiarato. Se poi per comodità giuridica. Pantico, per favore. Allora, va bene, abbiamo chiarito. Va bene. Guarda. Avvocato, lei voleva parlare, avvocato Allosa? Sì. Non è un argomento connesso con questi confronti, ma era per utilizzare questo tempuscolo, perché è una cosa molto breve. Va bene. Quando venne interrogato Melluso, disse lo stesso che aveva avuto un colloquio telefonico dal carcere che riteneva, aveva ragione di ritenere fosse stato registrato, sì, con una donna all'estero. La difesa domandò che il tribunale volesse ordinare l'acquisizione di questa eventuale registrazione, essendo la difesa altamente interessata alla identificazione della interlocutrice straniera del Melluso ed eventualmente, se possibile, con i mezzi che ha il tribunale, non la difesa, acquisire la testimonianza di questa persona. Allora volevo chiedere al tribunale se è stato possibile acquisire qualche risultato concreto su questo argomento. Non abbiamo fatto la richiesta. Non è stata fatta la richiesta. Posso rinnovare l'istanza? Ma io già ho un appunto che devo fare questa richiesta. Benissimo. Quindi il tribunale ha tante altre cose da fare in un processo come questo. Per l'escussione non abbiamo messo niente. Abbiamo messo soltanto di chiedere bobina. No, sia la pubblica accusa che la difesa, che mi sembrava il tribunale per i cenni di consenso che faceva, eravamo tutti d'accordo su questa acquisizione. Quindi il tribunale ne ordinò l'acquisizione. La difesa riteneva che fosse interesse della giustizia che l'esecuzione di questa ordinanza venisse immediatamente o nel modo più sollecito. Mi permetterei di insistere per gli scopi che ho già detto. Grazie. Scusi un attimo. Ah, dice che il fonogramma è stato fatto. Io pensavo di no, dice che il fonogramma con la richiesta è stato già trasmesso. E non è stata ancora fatta. Non è stata ancora. Perché io avevo un'annotazione, l'ho vista proprio questa mattina. Allora chiederei una sollecitazione. Grazie. No, è chiaro. Ho visto che vi siete salutati, allora vi conoscete, no?
Sì. Trattasi di Sgambati Domenico, mi sembra, fu Saverio. Fu Francesco. Fu Francesco. E tu l'ha fatto morire, non sai che papà. Vabbè, allora, Sgambati, che gli voleva contestare? Io non lo so, mi hanno portato qua i carabinieri. E perché lei aveva chiesto il confronto io con Paolo? Io non ho chiesto niente, lui no. È amico mio, io lo conosco bene. Va bene, allora potete andare. Grazie. Presidente, no. Che è successo? No, no, signor Presidente. Che cosa voleva dire? Vorrei dire questo. Mi pare che lo che Mimì abbia detto, amico mio, ci conosciamo da sempre. Mi pare che sia il primo, da quando sta da quando va in onda questa giostra, avere il coraggio civile di assumersi le dovute responsabilità. Io mi inchino, mi piego davanti a quest'uomo e vorrei che le vostre grazie ne tengano conoscenza in Camera di Consiglio. Vi faccio questo appello. Che è successo? L'avvocato difensore ce l'ho. Io sono pazzo, ma non sono scemo, Presidente. E quindi mi fa la difesa. Prima mi accusa, mi fa morire papà. Innocentemente, mio padre era un galantuomo, come lo sapete pure voi, e lo ha fatto morire. Ma mi vuole difendere. Io sono l'avvocato di difensore. Vabbè, accomodatevi. Sì. E tanto. Ciao Giovanni. Abbiamo 5 minuti, dice che vuole fumarsi una sigaretta. Vabbè. Senti. Tra poco terminiamo, tranquillizzatevi. Tanto facciamo molte cose, su. Ma pure lui sarà alle 4 stamattina fuori. Sentite, io non lo posso costringere a stare qua. Sentite, non ho la possibilità di costringerlo a rispondere. Se già il fatto di rispondere è una grande cosa. Signor Presidente, approfittiamo di questa pausa. Per Dica. Quello che può servire per la sentenza, per la difesa, diamo atto a verbale che Pandico ha chiesto una breve sospensione. Vorrei chiedere ancora una cosa, c'è il detenuto Chiariello Gennaro della, sì. Mi pare della 16 o 17, sì. Il quale già ha fatto il confronto con Pandico, sì. Però se avanza un po' di tempo vorrebbe fare ancora delle contestazioni, è possibile? Non lo so, avvocato, poi vediamo. Se lo spazio. Vediamo perché abbiamo un programma poi dopo anche con Catapano. Io segnalo questa richiesta di Chiariello Gennaro, no. Se il tribunale ha delle contestazioni ancora da muovere, che l'altra volta gli sono sfuggite. E poi vorrei insistere per quella preghiera che gli ha rivolto un detenuto, di poter procrastinare di qualche ora la sveglia in carcere, perché non è... ho messo un appunto proprio su quel foglio che ho dato all'appuntato lì, dopo farò una... Diventa il trattamento addirittura disumano. Faccio subito una telefonata. Venire qui alle 7 e cominciare poi alle 10. Ah, se ne approfitto, la faccio adesso. Grazie. Vado a provvedere su quella richiesta. Passatevi un minuto di microfono. Le sigarette purtroppo devono arrivare per la via ordinaria, cioè per Poggio Reale, non posso farle passare qui. Non posso. Altro. Presidente, sì? Noi non è per la questione delle sigarette, le sigarette a parte, perché non è che qua non ce le danno, è da fuori che non le fanno passare, questo è solo qua, solo a Poggio Reale, solo in questa causa. In tutte non penso che il procuratore generale abbia preso provvedimenti solo per Poggio Reale. Ma non è il procuratore generale, qua ci sono delle disposizioni, praticamente quando ci sta lì a Poggio Reale c'è uno spazio, si possono acquistare lì. Presidente, però c'è un particolare, no? Quando noi le finiamo, faccio un'ipotesi, noi non stiamo un'ora, due ore qui, al massimo noi possiamo portare un pacchetto di sigarette, c'è gente che non le ha, quindi noi da carcerati le dividiamo, quando le abbiamo divise si fanno le 11, mezzogiorno e noi le abbiamo finite, non è che vi stiamo chiedendo di farci portare il caffè, non pretendiamo questo, ma almeno le sigarette, non stiamo chiedendo di farci passare e mangiare, signor Presidente.
Ma lo capisco questo, ma purtroppo dall'esterno non può entrare lì più niente. Ma questo dipende da voi, perché i carabinieri no, no, per questo no, per quanto riguarda la consegna di queste cose, né i carabinieri noi possiamo fare. Giusto, presidente, ma vengono fumate qui le sigarette, non è che noi ce le portiamo. I carabinieri le hanno sempre controllate e le continuano a controllare. Dice che non vi sono difficoltà, quindi quelli per ora verranno presi più tardi, alle 9 più o meno. Per quanto riguarda gli altri bisogna studiare un po' la situazione e saprò qualche cosa domani e dopodomani. Comunque una parte già viene accontentata. Come? Ha avvicinato il microfono. Lo so. Comunque si sta cercando di risolvere anche l'altro problema. Sì. Non si sente. Dica. Vabbè, alzi un po' la voce. Ecco qua, adesso funziona. Anche gli altri dello speciale, noi dello speciale veniamo svegliati alle 5:25 di ogni mattina, alle 6:10. Sto cercando di risolvere anche un'altra questione, per ora per il Napoli mi hanno assicurato di sì, per gli altri mi diranno qualcosa entro domani. Vabbè, più di questo non posso. Per il momento grazie. Speriamo di risolverlo. Sì, Pandico l'hanno portato. Allora, potete portare Pandico. E si può seguire con quella nota lì. Un momento. Sì, grazie. Allora, possiamo farli questa qui, possono portarci l'altro. Che cosa voleva l'adunanza? Signor Presidente, desideravo essere interrogato di nuovo che devo fare delle nuove dichiarazioni. Non lo so, e poi vi devo dire una cosa molto importante. Visto che forse non mi ho mai spiegato bene, volevo dire una volta per tutte, penso che adesso lo sentono tutti, anche la stampa, che io voglio essere operato, lo metto per iscritto pure vicino ai muri, a qualunque posto. Benissimo. Perché non ce la faccio più. Va bene. Anche se questi benefici che posso avere, non ne voglio, non fa niente, però basta che non cado tutti i uomini a terra che do fastidio pure i carabinieri. Allora che devo essere operato, lo metto per iscritto, da dove mi volete mandare, là per me mandare. Va bene. Aspettavamo la richiesta. Poi, signor Presidente, volevo fare anche il confronto col signore Pandi, che si dice che mi conosce. No, non è necessario. Non è necessario. Grazie, signor Presidente. Prego. Allora, potete portare l'altro. Avvocato, prego. Signor Presidente, apprendo adesso in una maniera non ufficiale, ma ufficiosa, perché l'imputato, giratosi dalla mia parte, mi ha detto: avvocato, io l'ho denunciata. Sì, lo dico ufficialmente. Per cortesia, ho denunciato l'avvocato Visone e mi costituisco parte civile contro eventuali responsabilità per l'accusa che mi ha fatto nell'ultima udienza. Vabbè, questa è una questione a parte, avvocato. Se c'è stata una denuncia, non lo so. Signor Presidente, vorrei che rendesse avvocato, chiara e pubblica questa cosa. Non dobbiamo mica inserirla in questo. Debba valutare se continuare o meno il ministero che io sto esplicando e regolarmi eventualmente di conseguenza. Ah, va bene. Perché questa circostanza potrebbe incidere direttamente sul mio mandato professionale, signor Presidente. Quindi io la prego di invitare il signor Pandico a rendere pubblica questa cosa. E ce l'ho detto, pure. Ma vabbè, il tenore della cosa. La procura poi la deve istruire. Io ho detto che l'ho denunciata, mi sono costituito parte civile contro eventuali responsabilità per l'accusa che mi ha fatto giorni fa.
circa il fattore dei bigliettini e queste cose qua. Vedi che qua ci sono i carabinieri, non stiamo con Giulietta e Romeo. Basta, Pandico. Va bene, dice che ha fatto questa denuncia, ha proposto denuncia, quindi lei si regoli di conseguenza. Allora, c'è questo signore qui, lo conosce? Sì, Pedicini Luigi. Pedicini Luigi? Pedicini, che cosa voleva chiedere? Chiede, signor Presidente. Per la gentilezza di, siccome non è che, potrei... Con calma. Mi fa alcune domande, signor Pan. Vuole fare alcune domande? Certo. Prego. Vorrei sapere quando lui dice del nostro incontro nel settembre dell'80 nel carcere di Reggio Calabria, cose che ha dette, per quale reato io ero dentro? Per quale reato lei era dentro? Sì. Lo ricorda? Il nostro incontro nel carcere di Reggio Calabria, per quale reato? Settembre dell'80. Per quale reato chi io lei? No, lui, io. Beh, non lo so questo. Lei ha dichiarato per quale reato? Ricordo che lei, io mi trovai di transito perché allora venivo da Noto, se non sbaglio, e feci un transito a Reggio Calabria, che si trovava isolato perché usavano lo stesso reparto sia come isolamento che come transito a quello di Reggio Calabria, e che egli era stato isolato perché tempo addietro commesso una rapina nelle zone di Campobasso, aveva per assicurarsi la fuga, cosa che mi racconta lui, per assicurarsi la fuga aveva sequestrato un furgone, un pullman di scolari o di passanti, così, di cui in mezzo a questo, in questo furgone c'erano dei familiari di questi calabresi, e quando arrivò là parlavano addirittura che di linciarlo, farlo tenere isolato. E ricordo anche benissimo che lui quella sera voleva uccidere un povero vecchietto con una sbarra di ferro del letto. Non divaghiamo, vorrei sapere le domande precise. Vabbè, si divaga un pochettino, signor Presidente. D'accordo, ma lui dice che questo ricorda. No, non era l'ufficio matricola, non si sta facendo la causa per il reato in cui ella stava dentro. Infatti, che lo fa dire, risponde soltanto a quello che chiede, vediamo. In quale occasione tu dici o lei dice che mi ha salvato la vita, e in che modo lo ha fatto? Le ho salvato la vita, si potrebbe dire, indirettamente a Reggio Calabria e direttamente a Porto Azzurro. Parliamo per il momento di Reggio Calabria. Direttamente a Porto Azzurro. Per quanto riguarda Porto Azzurro, Reggio Calabria per il momento. Va bene, Reggio Calabria è stato esaudito, non perdiamo tempo. Per quanto riguarda Porto Azzurro, per quanto riguarda Porto Azzurro, ricordo che fecero una traduzione insieme il Guarnieri e ancora gliel'ha domandato questo, ci arriverò. E la defunto imperatrice fecero una traduzione insieme. Quando vennero a Porto Azzurro, a Pianosa, sia il Guarnieri che l'imperatrice dissero che avevano già stabilito di uccidere nel passeggio, che l'imperatrice doveva portarsi la corda del pigiama, questo pedicino, perché lo stavano confondendo un appartenente alla nuova famiglia. Stavano confondendo? Per un appartenente alla nuova famiglia, per causa della gamba, di spalla, ne ho preso per uno della nuova famiglia, anche di viso. E io dissi, no, dice, quello è un bravo ragazzo, non c'è nulla a che vedere con la nuova famiglia, così, colà. Premetto che in quell'occasione il pedicino non era stato ancora legalizzato, era promessa a Carusiello. Cosa significa promessa? Promesso che avevate... promesse di farvi fare il responsabile di Camorra da questo Nuzio, mi sembra si chiami cognome. Nuzio Ricorda. Nuzio Carusiello. Era promessa a Carusiello. Poi ricordo che nel mese di ottobre-novembre dell'82, una cosa del genere. Un pochettino preciso. Venne al carcere di Pianosa e mi mostrò un bigliettino, anzi rimasi lì per lì un po', direi, non sorpreso ma arrabbiato, quando appena entrò il certo compà mi mostro questo bigliettino, sono parole vostre questo, non ho mai chiamato compà lei, di cui questo bigliettino era scritto a calligrafia di Amedeo Murra, detto il 222,
e diceva: vedete, questo è stato legalizzato così, 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 e c'era data la coppiata, di cui il suo responsabile fu fatto per fotografia Vincenzo Saccone. Si venne a sapere questa legalizzazione, con molta facilità. Il primo mio commento disse: Morra sta sbagliando, disse Pedicino, non per voi, per l'amor di Dio, disse Morra sta sbagliando, perché Morra sta facendo tante di quelle legalizzazioni, perché il Morra già dal carcere di Asco si era un po' lamentato, paura di essere ucciso, perché molti legalizzati da Morra erano passati con la nuova famiglia. E verso di lui mi fece una lagnanza, dire: ma conoscendolo un po' il Pedicino, conoscendolo come un bravo ragazzo, come uno si faceva i fatti suoi così, conoscendolo anche di non capacità aggressive che poteva servire per l'interno. Volete dire che non, ho ideato omicidi come lei? Perché lei dice che ideo omicidi ogni 5 minuti. Mi lamentavo un po' su questo particolare. Ci ha ammazzato e ci ha salvato. Poi gli serviva un piantone, lo fece il guarnieri. Poi gli serviva di andare al manicomio, mi interessai, sì, per farlo ricoverare al manicomio, mi parlo portando poi a Montelupo, una cosa. Ma chi siete? Nicola Amato, che vi siete interessati? Vabbè, altro. Se parla solo lui, non lo so, altro. Io ho qui delle domande, se lei mi permette di rivolgerle, io gliele faccio. Dunque, volevo sapere, signor Pandico, è vero che chiunque, sempre il signor Pandico incontrava, voleva regali di libri, vocabolari, in special modo foto con dediche, a proposito, qua. Allora, è vero che chiunque persona il signor Pandico incontrava nel suo lungo peregrinare nei carceri abbia chiesto dei libri, volumi di legge e non di legge, in special modo delle foto con dediche, possibilmente era proprio una sua mania questa. Volevo sapere se il Pandico se lo ricordava questo particolare. Posso rispondere? Sì, ma non ho capito. Per quanto riguarda dei libri che lei sta dicendo, le ricorderò un particolare. Mi sembra che nel corso della sua dichiarazione, almeno per quelle che ho preso da notizie di stampa, abbia detto che io non facevo altro che andare in biblioteca del carcere di Pianosa. E prendeva questi libri. Premetto lei, i libri ce l'aveva lei. Premetto lei che nel carcere di Pianosa, c'è un registro. Li aveva dietro i libri, filmati i detenuti che prendono i libri in consegna, il test del libro, e potete vedere che io non ho preso mai nessun libro. I libri che egli dice, ad eccezione di 3 o 4 libri, quale resta il vocabolare che mi vogliono regalare, disse che non gli serviva, anzi lo volevano strappare addirittura, il vocabolare. Volevano regalare tutto a lei, stranamente tutto a lei regalare. E due o tre libri dati da Cutolo. Per quanto riguarda i libri di legge, potete informarvi attraverso gli acquisti da me fatti presso un'editrice di Firenze, che in volta comprava la gazzetta ufficiale, compravo queste leggi che ci servivano anche a noi per tanti motivi. Posso? Anzi, c'è pure questo particolare, ricordo che appena dopo un poco tempo che questo fu legalizzato, che stava con noi, pretendeva con assurdità ineccepibile l'uccisione del genitore per una questione di eredità, di queste cose qua che il padre aveva dato. E io gli dissi in quell'occasione: ma che si porta la tavola? Disse: ma vieni presente che sempre tuo padre. Sentimi un pochettino, questo non serve al chiarimento della causa. Queste tue cavolate presunte che stai dicendo non servono a niente. È inutile che tu ti dilunghi in dire queste cose. Innanzitutto non le voglio ascoltare. Tu per lei. Non mai tu. Una volta lei baciava le mani e strisciava come un vermiciattolo. Sì, a lei. Ora viene qua a lei. E fa anche l'intellettuale. Lei è un intellettuale di 10 gradi, almeno di secondo. Perché è sempre stato un poveraccio, lei lo sa, anche se si è immedesimato nel personaggio, quale non è mai stato. Li può chiedere conferma su questi fatti, che allora stava nella stanza insieme con me col catapano, e un giorno li dovetti gettare tutti i stracci che avevo. Mamma mia, quando mi hai salvato la vita proprio in un meravigliosissime folle. Vabbè, io sono un morto che cammina, grazie a te sono ancora vivo. Lei non è un morto che cammina, è un fantasma della camorra, non un morto. Sono un fantasma.
fantasma di quale è un camorra? Fantasma della camorra. Di quale camorra? Se poco lei è un che prostituto di Cutolo. Sono stato, non lo sono stato. Lei è un prostituto di Cutolo, come dai, tanti altri zitto, qua. Stai zitto che sei un veterano. Siete dei poveracci. Lo sa tutto l'Italia, sì, che sono omosessuale. A questo punto su... Non ti vado in ballo queste diamo cose. Diamo atto che non è possibile. Mi dice queste cose, non esiste, è un prostituto, lo sanno tutti. Poveracci. Prostituto della camorra, ho detto io. Non sei un prostituto, è vero senso della parola. È un poveraccio, lo sanno tutti. Vogliamo fare una domanda che lo sanno tutti i tutoriali. È inutile divagare, è inutile per perdere il tempo. È inutile protestare sempre col pedicino e poi parlare con individuoi del genere. Se fa la domanda lui sarà zitto. Sono 3 anni che parla, sta zitto, figuriamoci. È vero che quando eri in cella con me, se è vero, o se non è vero, tanto non è vero, dici te. Non avevi fondi sufficienti per pagarti l'avvocato che ti doveva difendere il processo di Saluzzo per il sequestro delle quadre, perché tu c'hai una grande mania. Parla, una grande mania contro le quadre. Pedicini. Signor Presidente, allora, ricordo che questi soldi... mi segua un attimo, mi segue per cortesia. Sì, stanno seguendo da anni. Ricordo con precisione, ci deve essere anche tracce di queste corrispondenze che io scrissi. C'è traccia di dieta per tutto, in tutti i casi. Innanzitutto il tuo se lo tengo per i porci come lei. Stai zitto, maiale, stai zitto. Che io scrissi allora, anzi Madonna già mi aveva scritto facendo un po' delle barzellette che lo richiamai per quanto riguardava Saluzzo. Poi, poiché serviva un avvocato sul posto, non tanto per il fatto di Saluzzo, ma perché si fatto un idea. Sì, immaginare. E io scrissi a un avvocato, che non è il caso di fare il nome, e dissi, vieni a Pianosa. Ricordati che io ho sempre la tua nomina, fatti, vieni a Pianosa, perché devo parlarti urgentemente, e non farne questione per i soldi del viaggio, che ti sarà ricompensato tutto. Addirittura ricevate i miei vagli che me li facevo mandare da Casillo. I miei? A voi a me? Cioè, i vagli della... Voi i a vaglia. Me? Voi sì, a me i vagli? Ma avete ricevuto tutto, avete ricevuto a pieno. Guardate, io Pandice, io non ho mai avuto vagli, né dalla camorra, perché non sono mai stato uno della camorra. Non ne ho mai avuti da lei, perché io non sono mai stato in buoni rapporti con lei. E lei lo sa. Anzi, se lei vuole, le dimostro, signora. Sì, mi dimostri, che tieni fuori questi vagli. Dimostro. Che non esistono. Quando mi disse... della legalizzazione che le aveva fatto questo Bruzzese, chi gliel'ha detto? Questo biglietto di Bruzzese, io ho preso una fotografia di Bruzzese e gliela girai la dedica a lui, al carissimo Pedicino Luigi. Quando poi questo a un certo punto si vide che era una frana come camorrista, che era un liceo di assurdità veramente. E perché mi hai accusato se sono una frana di camorrista? Questo suo atteggiamento del manicomio, non manicomio, eccetera, ritenne di non fargli portare la fotografia appresso. O te la sei rubata di notte? No, e me la feci restituire. Ma infatti non mi hai mai dato foto a me. Depennai la dedica. Certo, signor Presidente. Avete finito? Ha terminato, su. Aspetta, ha terminato? Dunque, perché non scendevi mai al passeggio? Di solito i presunti boss lo fanno, anche perché... se tu hai fantasia come ne hai, sai che queste cose succedono. Uno va al passeggio per parlare con Tizio, con Caio, con Sempronio come dici te, sovente qua davanti, sto Sempronio. Come mai te non scendevi mai al passeggio? Basta dare un pallido sguardo ai biglietti propri del Roberto Cutolo. Non scendeva al passeggio. Passeggio con me, con loro, passeggio con me altri nel nostro blocco. Non scendeva al passeggio quando stava con loro. Voi perché le finestre erano all'altezza di 1,5 metri, si sapeva tutto il fatto del piccolo braccetto. Però potete constatare, là si facevano le dovute domandine, che quando c'era la socialità collettiva io non mancavo mai. La società. È logico, non scendeva al passeggio, voi perché si parlava di questo? Perché eravamo dei poveracci. Da parlare con questi. Te, esatto. Tu sei il capo di una camorra fantasma. Comunque, volevo dirti questo. Perché lei mi ha chiesto la mia intercessione con Santo Frusco, un detenuto che era con noi lì a Pianosa? Allora chiedo scusa. Mi faccio parlare, mi faccio finire. No, cioè, nella prima volta. Allora interrompo io poi, se no mi fa finire. Perché aveva paura di lui. E anzi, volevo una sua foto con dedica, perché lei diceva, è inutile che faccia quella faccia lì. Perché dice che lei, se aveva la foto con la dedica, sto Santo Fusco non le avrebbe fatto niente, l'intercessione di uno, l'intercessione di un altro, per delle cose che c'erano sotto. Le posso rispondere? Mi spiega in questa situazione. Quando riguarda la domanda, mi pare, in sintesi, sono due domande in una. Riguarda la prima che ha detto, se non vado errando, quando stavamo insieme,
che si faceva parte della Camorra. Sì, quando siamo insieme in cella, esatto. Quale Camorra? In cella, in cella. Per quanto riguarda la seconda domanda, non compete a lui. Per quanto riguarda la seconda domanda, se il Sandro Fusco verrà a confronto, sono dettagli che dovrò chiarire col confronto. Non improvvisatevi, avvocati di tutti. No, non sono avvocati. Non fate la prova del concerto. Non sono avvocati. Mi pare che l'abbia detto in maniera, seppure in diretta. Lei ha chiesto, lei mi assillava col concerto. Ma è assillato, lui l'ha saputo, ma è assillato perché... Lei mi ha assillato, giorno e notte. Non si potevano responsabilizzare i picciotti su determinati fatti. Sì. Anzi, addirittura, quando avveniva qualche fatto, Roberto si lamentava che io non... Un picciotto, un aviatore, che cosa so? Si ruppe, quando poi venne il ministero che ci ruppe questa socialità. Ma non c'è mai stata la socialità. Da allora non la feci più, non la feci perché... Sì, eravamo troppo fatti con quelle che avevano nella stanza, in alto, con quelle che venivano alla finestra ogni giorno. Cioè non c'era nulla da dire, e poi anche se c'era da dire, non si poteva dire. Comunque io le avevo chiesto sto fatto di Sandro Fusco, non perché è mi... È vero che lei ha chiesto il suo intervento, perché... Non perché non io sia avvocato di tutti, non è mai o difensore di alcuni, lei ha chiesto la mia intercessione, senta che è in stanza con lei. Non ho mai chiesto l'intervento di Sandro con questo Fusco. Voi perché il Sandro Fusco... Ma la smetti di dire bucce, dica almeno la verità. E qui da via tre bucce da richiamare. Voi perché il Sandro Fusco, sia per gerarchia e per fatti, non poteva intervenire in tanta particolare. Sì. Anzi, le ricordo piuttosto lei al Sandro Fusco. Perché? No, mi ricordi il mio, poi quando viene Sandro Fusco di Curio si è isolato. E là risulta... Vabbè, lei è un isolato da 20.000 anni, un isolato. Allora, un isolato altro... mentale, lei. Comunque, sto fatto di Sandro Fusco penso che sia chiarito, anche se sta divagando. Volevo sapere, no? Se lei dice che mi conosce, sono qui, sono lì, sono un poverello, sono un poveratto. No. Mi ha attivato lei? Poverello come camorrista. No, no, signor Peticini, lei non deve fare... Cioè, nella gerarchia camorrista, no, come uomo, per... lei non deve... Ecco, non dovete confondere. Non confondo, lei sa che... Come camorrista. Lei sa che io quando l'ho picciotto, stava ai primi germogli così e si vedeva che il germoglio non era all'altezza di sviluppare né foglie. Si è visto il suo germoglio, Ramoscelli. Si è visto il suo germoglio, anche se il germoglio non si tratta. Non l'autorizza a usare certi... Altro medicini, forse. Ma che mi vuole autorizzare, lei? È il Presidente della Repubblica, cosa mi autorizzo? Dunque, volevo sapere se lei, siccome qui ognuno che viene qua dice questo è questo, questo è qua, volevo sapere, signor secondo lei, secondo le sue conoscenze, fare... che cosa sono io? Vorrei fare... No, non ho sentito niente, i germogli, c'è il moglietto, non ho mica richiesta... capito. Adesso ci sono anche gli germogli, questa fantastica di cosa. Vorrei richiesta all'onorevole Grazie, è questo. Se grazie, poiché... questo buffianismo che fai qua, no, smettila. Chiedo questa... Chiedo valuteranno con ordine le tue dichiarazioni, che vengano dopo che hanno fatto i confronti, che vengano raccattatori di unghie, bigliettini, per vedere se sono di loro calligrafia, perché c'è qualcuno, c'è un oscuro regista. Cosa sono io? Non sono andare nella politica che ti che manda questo staffetto, non è farina dal sacco suo. No, hanno letto il copione, stanno seguendo la parte. Ma quale copione? Ma quello copione? Ma non dico, vuole sapere chi. Smetti, cosa sono io? C'è morto una pianta, un altro. Il primo regalo aveva avuto. Allora, il primo regalo. Che cos'è il primo regalo? Nel carcere speciale di Poggioriale. Sentite, signor Pane, mettetevi d'accordo fra di voi pendite. Siete in 10 che uno dice che sono così, un altro di là. Fatemelo sapere anche a me, perché io non lo so ancora. Senta. L'accordo che lei sta chiedendo, forse lei sta ignorando che già dal settembre del 1981, sottolineo la data 1981, sì, la Camorra già stava pian piano a cadere, a rompersi, a sfaldarsi. E le lingue erano diventate una specie d'oro di Babele. Le lingue si erano incominciate già a imbrogliarsi tra di loro. Si era persa quella coerenza verticistica, quella parola niente. E quando lui è stato legalizzato, ha dovuto ereditare già un chiacchiericcio confusionario, non c'era più nulla quando viene legalizzato lui. Ah, quando sono stato legalizzato io, cosa è successo? Le ho detto. Sì. Cosa vedi? Altro peticino. Secondo. Volevo sapere, no? Quando... eravamo nella cella, io, lei e signor Guarnieri, non nella Camorra, che lei
da interpretazioni degli scritti a modo suo. Quando eravamo in questa cella, lei mi ha assillato tutti i giorni e tutte le notti, perché lei è uno che non dorme di notte, lei è uno che di notte deve programmare la sua fantasia per svolgerla nel giorno successivo. Lei mi diceva: senti Luigi, tu sei un ragazzo bravo, qui, di là, è tutto un falso. Mi fai finire? È tutto un falso. Mi fai perché finire? Ricordo che questo appena venne... Mi fai finire a, o no? A Pianosa, mi fai finire o no? La cosa che si mi sintesse di andare al Manicomio. Fammi finire, fammi finire. La direzione. Te sei nato nella mattina del Manicomio. Fammi finire. E da là venne ricoverato al Manicomio. A quale Manicomio? Cosa ne sai di questo Manicomio? Mi sai dire se sono... Io non ho mai avuto dei proscioglimenti, senti? Beh, questo non vuol dire nulla. Che cavolo dici qui? Lei si vede dal carcere di Pianosa... Allora, faccia la domanda, negli ospedali. Scusi, questo intacca tutto. Signor Presidente, Pedicini, un momento. Signor Presidente... Ma sei andato nella parte. Pedicini, difensore di ufficio di Pedicini, vuole esortare Pantico di lasciar finire la contestazione. Già gliel'ho detto, avvocato. Ecco, se no si accavallo le voci, non comprendiamo nulla. Allora, ecco, Pantico, aspetti prima di rispondere. Che cosa strana, il mio avvocato d'ufficio non interviene mai. Allora, perché sei un poveretto. Ma non ti difende da camorristi. Pantico, per favore. Ma ti difende la camorra, noi camorristi. È un avvocato d'ufficio, poveretto. Ma ti difende la camorra, noi camorristi. È un avvocato d'ufficio, non noi. Il mio non mai interviene, chissà. Polemica con gli avvocati. Inviti Pantico al rispetto degli avvocati, per favore. Avvocato, non abbiamo niente da dividere, noi difesa con lui. Per favore. Già l'ho fatto. Faccia la domanda. No, devo dire solo che il signor avvocato, il mio avvocato d'ufficio, io sono un poveretto. Non si preoccupi. Non sono un intellettualoide come lui, che vende fandoni ai giornali. Deve fare qualche domanda. Se me lo permette. E facci prego. No, se ha il tono me lo posso anche andare, no. Qui ci sto mica bene. Non solo lui, non ci sto bene qua io. Forza. Il fatto qua, tu mi dicevi questa roba qua, se me lo dazio di qua, di là. Dice qua sta andando tutto allo sfascio, perché devi sapere che io, senza mai farmi capire a fondo che cosa tu eri in realtà, potevo immaginare che eri uno che leggeva molto e allora ti davi delle ali, Dice che eri come la Ferrari, che andava a 100 all'ora, non potevi andare a 50 all'ora, che tu eri uno importante. E mi dicevi sempre, lui dice, guarda, che io sto provando una cosa, qua sta tutto allo sfascio. Vedi, siccome sto provando delle tesi su dei quadernetti, la crisi della NCO, cose fatte mie da te, io non ne so niente di questa NCO. La crisi della NCO, la sconfitta, la costruzione, la metà, tutte queste robe qua. Avevi dei quaderni con queste robe su scritte, stanno tutto allo sfascio, dice, guarda, io così colì. Cioè, non dovresti far altro? La domanda, dovresti... poi le rispondo, la domanda, andiamo ecco, a nocciolo. Dunque te lo dico, ti voglio fare un pochettino come ti va chi te. Mi dicevi, guarda Luigi, qua c'è una sola cosa da fare, chiamare il giudice e dire queste cose che io ho scritto è qui sopra. È un falso piramidale. Chiamare il giudice. È un falso piramidale. Lasciami finire. Innanzitutto io le piramidi false le costruisci te. Della crisi dell'organizzazione. Lasciami finire. Voi perché? Non potevo farlo, sì, avvocato. Ma perché Pantico? Vuole rompere la parola? Avvocato, chiedo scusa, più di richiamarlo non posso, un attimo, se no interrompo. La frusta, prendete la frusta e lo picchiamo, no? Avvocato, allora interrompo il confronto, che devo fare? Ma ci sta, aspetti. Sta cercando di farlo. Ma mai fatto. Ah. Vedi, così cerchi di confondere, ma a me ne muovo pure confondere, perché sai che non mi confondi. Pedicini, faccia la domanda, lei sta girando intorno da mezz'ora. Lei gira da vent'anni lui intorno. Posso girare da mezz'ora? Non risponda così. Faccia la domanda. Faccia la domanda e basta. Come dove rispondi, signor consigliere? Faccia la domanda. Faccia la domanda, avanti. Gliela stiamo facendo, sì. Forza. Beh, non incitato, io posso anche andare via, l'ho detto. Niente, dice queste robe qua, dice, guarda Luigi, qua... Non bisogna far altro che dire tutto quello che io ho scritto su questi quaderni. Dirlo al giudice di sorveglianza che ci faccia portare via da qua. Tu parlavi di te e nella tua mente malata volevi parlare anche per me, ma non potevi parlare per me. Dicevi andiamo via, di qua ce ne andiamo in una caserma, parole dette da te.
e diciamo tutto quello che sappiamo, dice io so tutto di queste cose, io ti dirò man mano cosa bisogna dire di queste cose, su questi fattori, mi parlavi del fattore Dongo, del fattore Ariani Pino, del fattore Ascoli Picenoli, mi hai fatto una testa quadrata con tutte queste cose, che ti consigliavi, facevi e dicevi, cioè, noi dobbiamo far altro che dire queste cose ai giudici competenti in questa materia e ci tireremo fuori da tutti i guai, dice tu con i tuoi pochi annetti di carcere che hai da fare, li finirai presto, ti manderanno fuori, ci daranno del denaro e ci manderanno via, ci proteggeranno a noi e alle nostre famiglie, tutte queste bazzecole qua che vai ripetendo da molti anni. Un adepto lo sei riuscito a farlo, ma non me, perché non sono mai stato nella camorra. Vorrei sapere se è vero questo che tu mi dicevi allora. Ho finito. Pandico, gli ha mai detto queste cose? Rispondi in sintesi. Non ho mai, non potevo, per gerarchia, dire certe cose fino a qui. Ma a livello di infame, non c'è ancora gerarchia. Se stia zitto, l'ho ascoltato, il suo avvocato non interviene. A secondaria cosa, c'è questo particolare. Il riferimento che egli fa per quanto riguarda la crisi nell'organizzazione, mi pare che si sta riportando, è di memoria abbastanza lucida, si sta riportando ad alcuni brani dell'Espresso pubblicati circa un paio d'anni fa. Per quanto riguarda che io avrei a lui invitato del dissociamento, che dei soldi, questo e quell'altro, è stato talmente cibato il Pedicini che sa di trucco e sa di orchestra questa cosa, ma non potevo con lui, anzi addirittura, e si può vedere dagli atti dei freddi registri del carcere di Pianosa, addirittura in quel periodo lui non ha fatto altro che fare braccetto che stava con i cutoliani, celle e isolamento. Ma c'è sempre questa giostra. A un certo punto non poteva, un'altra menzogna che dici pochi annetti di galera, questo lo puoi raccontare a chi non ti conosce, caro Pedro, mi scuso, lo puoi raccontare a chi non la conosce. Non sono il tuo caro. Se lei guarda, dia solo uno sguardo, che un giorno glielo dissi, dia un pallido sguardo a tutti i suoi precedenti penali, ci avrà un 40-50 denunce per oltraggio alla custodia, per oltraggio al magistrato in aula, per oltraggio a carabinieri in traduzione. In sostanza, se tutte quelle cause vanno fatte, va a pigliare 20 anni di carcere. Sapeva già i suoi trascorsi, i carichi pendenti che c'è, tutto. Non ho mai invitato a lui, anzi, avrei potuto in tal caso, poi l'invito con lui. Non è stato possibile perché la mia decisione, che lo sappia qualcuno che l'ha messo per la strada, la mia decisione del dissociamento non è avvenuta neanche la mattina di cui io sono andato a farmi isolare, ma bensì è scaturita a seguito della dichiarazione che il Cutolo fece durante un processo a Salerno, che la rimasse al compianto Marrazzo, quando il compianto Marrazzo gli disse e Cutolo più o meno, e dice Cutolo come? Casino queste cose non ve l'ha detto, che aveva detto tutte queste, da là venne questa rottura definitiva, proprio come si dice, quel corpo che spaccò quella membrana. Io quando mi isolai non ero neanche deciso di isolarmi, e si può vedere quando il ministero mi invitò se io volevo stare a Pianosa, se io volevo andare da RPS, se io volevo andare dai carabinieri. Io dissi datemi tre o quattro ore, 5 ore di giorno, voglio pensarci sopra, non sono... Dopo chiesi, disse se si tratta di PS da Roma a salire sopra, se si tratta dei carabinieri al gruppo primo, perché? Perché noi sapevamo che al gruppo primo c'erano i più acerrimi nemici che combattevano l'NCO, e in caso di resa uno ha un nemico che sa che lo combatte con fermezza. Faceva parte di un esercito fantasma, si arrende. Sentite, per quanto riguarda il fatto del suo dissociamento, lei è una cosa che è preparato. Non sono dettagli che entrano nella sua competenza. Mi ha trascinato fin qua e mi entrano abbastanza. Mi lasci parlare, l'ho lasciato parlare, anche se non se lo merito. La sua dissociazione è stato un fatto preparato, non sono stato imboccato a nessuno, perché lei sa chi sono io, non sono mai stato imboccato a nessuno. Scusa, da quando è che era preparato? Senta, Pedicini, dobbiamo parlare della... Chiedo scusa, Presidente. ...in relazione alla sua posizione. Signor Presidente, io nella mia posizione rientrano tutte queste cose, perché lui è stato con me, queste cose me le ha dette. Se lui dice di no adesso, lo può ben dire, che ma cosa sarà detto, poi valutare se è vero o meno. Gli faccio tutto qui. Il fatto della tua dissociazione
avete preparato dei quaderni e degli scritti e avete calato... Avete messo insieme tutti questi scritti? Qua si sta perdendo tempo. Nella cena. Non mi lasci finire, poi sfuggendo. Lei dice se è vero o no, e me ne va. No, le sta sfuggendo un grande partito. No, non mi sfugge niente. La situazione era preparata. Io da Ascoli Piceno non avrei mandato tutti i documenti originali dell'NCO. Non ha mandato niente perché non ha mai avuto niente. Mi lasci parlare, sto parlando io. Zittisco. Mi si è sentito? Lei... questi documenti, queste lettere, sia delle persone che se li faceva dare per questo, per quel particolare. Adesso no, non posso ricordare tutti questi particolari che lei ha fatto. Le lettere da una persona, da un'altra persona, le foto, le cartoline che poi mandano... Che persona che mi ho fatto dare la lettera? Mi segua, poi, no, poi, mi segua, poi si inserisce nel discorso, nella risposta, come vuole lei. Tutte queste cose le ha messe insieme, ha fatto una bella documentazione sulla nascita dell'organizzazione che non è mai esistita, lo dice solo lei, la sua fantasia, tutte queste cose qua. E poi al momento opportuno, non io non lo so, quindi non ci appartengo a questa organizzazione, al momento opportuno ha cercato di tirare a sé altri detenuti che avevano la cella con lei, non dica di no. Altri detenuti che poi glielo diranno, non ne facciano. Faccia i nomi! Te sei un bandito, non io sei metafora. Faccia i nomi! La domanda la vuole fare o no? Venga dunque, cos'è? No, sta girando un poco troppo. Un secondo. Hai cercato di fare in ballo queste persone qua. E poi faccia i nomi! E poi volevi... I nomi, nella mia... Faccia i nomi! Non sentirti un presidente, aspetta. Non sono un presidente. Vabbè, non è la tua memoria. Senti, e hai cercato di tirare dalla tua parte infama, anche me, anche sapendo che non ci saresti mai riuscito, perché non sono mai stato una tenente dell'organizzazione. C'è stata risposta a questa domanda. Fammi finire. Hai cercato di tirarmi anche me in queste cose. È vero che le hai messe insieme queste carte, e quando sei andato via, man mano ti sei portato questa roba dietro, queste carte e queste cose. Non hai, hai cercato sempre di accumulare documenti da tutte le parti. E a me ti sei rubato, delle lettere dentro la mia cartella. È vero o no che te le sei rubate? Aspettate che io andavo a passeggio per rubarti questa posta. Quando io mi isolai. Come mai non la dai adesso? Ti sei rubato tutte le mie lettere nella cartella. Va bene, mi sta rinfrescando la memoria. Quando io mi isolai, rimasi nella mia stanza. Sì, ti rinfresco tutto io, perché solo la memoria. Perché non era intenzionale dissociarmi, rimasi tutto. Dal vestiario, l'incartamento, la cosa è rimasto, non avevi nulla. Poi, in secondo tempo... Adesso lo devo intervenire. In secondo tempo, mi sembra che dopo 4-5 ore così, mandai il maresciallo dell'istituto e mi mandai a prendere la roba. Per quanto riguarda che io ho inserito, no, io mi ricordo benissimo, signori carissimi, che a Pienosa sono stati insieme, nella stessa stanza. Guarneri, Fusco, Cianci, lui, Catapano. Prima cosa lo smentisco e lo dimostro con fatti che si possono vedere attraverso documenti, che il mio dissociamento è stato per bontà, è stato per salvare dalla morte sicura gente e persone innocue. Solo per questo, perché mi dava la sensazione a un certo punto, quando bevevo del caffè, e che Dio mi illumini se dico una bugia, di bere il sangue. Sì. Questo fu. Poi dalla morte Casile fu la goccia che fece traboccare il vaso. Però questo sempre discorso al reparto isolamento. A reparti isolamento, ma mai che io sia andato vicino, non potevo già, uno con il primo regalo, perché può essere anche scaricato, per l'amor di Dio, a dire roba di carattere verticistico. Ma voi vedete che addirittura Roberto Cutolo mi dice: che sta succedendo? Non mi viene più informato. Ora io non informavo a Roberto Cutolo delle trattative che avevo per far tornare il padre dalla Sinara, andavo a informare a lui delle cose da... ma non scherziamo, è una cosa che tozza tra sé e sé. Quando proprio Roberto Cusi si lamenta, non mi tiene a conoscenza più dei fatti, non mi fa sapere più nulla. Non lo poteva lui dire certi fatti, proprio voi per regola gerarchica, voi perché al momento egli venne con questo bigliettino lo bruzzese, mi lamentai verso bruzzese, mi lamentai verso lui. Quindi lo dichiaro un falso totale, e che gli dimostri con fatti alla mano, non col chiacchiericcio. Hai fatto pentire tutti quelli che erano diciamo col chiacchiericcio forense. Perché vedete, se voi ci fate caso, signori,
Il primo a dare l'elenco è Stauro, mi sembra, tra i camorristi. Se li vedete prima, tra di loro, a tuppe. Però stanno iniziando la cartuscella, poi prendi la penna, cioè stanno cercando. Sei venuto con la valigia qua, sei zitto. Seguire una certa urla. Sono contro di te queste io cose. Io confermo la sua appartenenza. Ti fanno portare una valigia di roba. Signor Presidente, volevo, ritornando a me, volevo fargli un'ultima domanda e poi ci mettiamo questa farsa. Senti, riguardo al fatto che tu mi hai incontrato nel calcio di Reggio Calabria, questo è vero. Riguardo al fatto che io, quando mi hai incontrato tu, era l'80, non è vero che io ero in galera per quel reato che tu dici, perché il reato che tu dici io l'ho commesso, se realmente l'ho commesso, sono ancora giudicabile, in provincia di Campobasso è in atto un processo per quel reato, ma bensì 2 anni dopo, e non nell'80, è stato commesso 2 anni dopo che tu dici questa cosa, che mi volevano linciare, mi volevano ammazzare per questo particolare. È successo 2 anni dopo anche lei. E non 2 anni prima questo che tu dici. Quindi a me non mi voleva linciare nessuno. Quindi non dire le bugie per cercare di smontare chi viene qua a dire le verità, anche se piccole le viene a dire. Quindi sto reato qua è stato commesso 2 anni dopo e non 2 anni prima. Cosa mi sai dire a questo riguardo? Ti sei un previgente? L'ho risposto. Sei un previgente? Hai indovinato che io cosa facevo 2 anni dopo della nostra alla domanda, vita? Nostra qua vita. Si sta perdendo solo tempo. Altro medicina. Cosa rispondi? Il silenziale ha risposto. Cosa risponde? Ha detto prima che non sapeva per quale reato lei si trovava. No, no, signor Presidente, lui l'ha dichiarato qua, nel suo interrogatorio. Poi ha detto, ho saputo da lei di queste cose. Mi scusi, signor Presidente, lui nel suo interrogatorio qua ha dichiarato che nell'80 io ero in galera per un sequestro di un pullman di persona. Mi scusi. Ha detto, non so per quale reato era in carcere, però lui mi disse di questi episodi. Signor Presidente, non mi cerchi con la dialettica di portarmi fuori pista. Un secondo, gli dico quello che ho da dire e vado via. Faccia la domanda. No, adesso mi rivolgo a lei. Lui ha dichiarato qua che nell'80 ci siamo incontrati nel carcere di Giocabe e io ho fatto questo reato. Non è vero. Anzi, è stato commesso 2 anni dopo. Anzi, ma come fa a sapere no, queste non cose? Solo nel carcere di Reggio questo Calabria. Sapere, questo non è una falsità. Ci siamo incontrati anche quando lei era promessa a Carusiello. Ma adesso sto Carusiello dove lo tiri fuori? Anche nel reparto di transito di Pianosa, perché una volta a Pianosa usavano che quando arrivava un nuovo aggiunto per vedere a chi appartenesse e a chi non appartenesse, per vedere la cartella biografica in sostanza pure, lo tenevano 48 ore, secondo, oppure 2-3 giorni, al reparto. E lei è stato pure una notte con me in quella stanza. Che mi ha detto altre falsità, che non sto più a dire perché andiamo a finire dopo domani. Vado via perché mi sono stancato di vedere. Molto prima che poi venne legalizzato, sto parlando di questo incontro di 4-5 mesi prima. Anzi, è che lui in quell'occasione lo mise né un braccetto neutro, né Canova Famiglia né con l'NCO. Poi partì, poi rivenne e venne con lo sposalizio fatto con l'NCO. Oh! Smettila. Diciamo, questo fatto dei 2 anni dopo, 2 anni prima, non lo posso sapere, se è presente. Lui ha detto una cosa che è successa 2 anni dopo, non lo posso sapere. Lui così risponde, che devo... Così risponde. Ci vorrebbe una frusta, così risponde. Comunque vado via. Non lo siamo. Non sopporto più nemmeno di vederlo, sta di male. La prossima volta mi pesti la tua borsa. Bello, vedi quando ti deve sopportare, stai zitto, che è un po' figlio del microfono, vedi, preparati le 2 menzogne, stai zitto, fallo con me. Quale pulci? Sei sempre stato uno scemo. Anche le pulci, stai zitto. Quando baciavate le mani. Anche le pulci. Anche le pulci. No, abbiamo un altro imputato che vuole il confronto con lei. Lo conosce? Qua abbiamo un imputato, signore. Trattasi di Graziano Arturo, di 15. Allora, che cosa voleva dire, Graziano? Signor Presidente, io volevo dire... Parli un po' il microfono. Come mi conosce? Dove mi ha visto? Dove mi hanno fatto camorrista? Anzi, Presidente, poi volevo precisare una cosa. Dobbiamo fare il confronto io e lui. Però non deve dire, cioè non deve citare la mia famiglia e qualcun altro all'infuori di me.
mettetevi con me. Allora, se dice a parlare della posizione sua, risponda soltanto, dice, e dove l'hanno fatto camorrista? Mi ha detto dove è stato fatto camorrista e come lo conosco. Rispondo in ordine. Di come è stato fatto camorrista si perde nella notte dei tempi, perché si deve risalire già dall'appartenenza del defunto Fiore di questa camorristità. Per quanto riguarda la conoscenza, come già ho avuto modo di dire, si giungevano, si davano ad Ascoli Piceno le fotografie che venivano depositate in Ottaviano. Per quanto riguarda la sua appartenenza all'NCO, si perde nella notte dei tempi. Se mi dice piuttosto il signor Graziano che cosa ha fatto per la Camorra e la Camorra che cosa ha fatto per lei, queste le posso rispondere punto su punto. Ecco. Vabbè, che cosa ha fatto? Noi incominciamo a partire dalle estorsioni fatte a un certo, un anonimo, non all'avvocato, a un certo Siniscalchi, roba di Fontanuella, di quelle zone là. Ritorniamo alle estorsioni fatte a un geometro proprio del paese suo che stava fabbricando su Nola. Ritorniamo sull'omicidio avvenuto sull'acqua di Santa Cristina. Sempre partito dalla stirpa Graziano, il conflitto a fuoco avvenuto a Visciano con i Grechi. Quindi ci sono tante di quelle cose, i fatti avuti a Parma Campagna, l'ospitalità che è stata data ai latitanzi che fuggirono dal carcere di Avellino, cioè l'incontro di Rosetta Cutolo quando ultimamente andò là. Dico, cioè, ci sono tanti di quei fatti che si perdono nella notte dei tempi, che proprio a causa della Camorra fu fatto un blitz al comune che là parlavano di uccidere questi Graziani e si salvarono in carcere d'angolo. Cioè, ci sono tanti fatti avvenuti e fatti loro per la Camorra, quello che ha fatto la Camorra per loro è che le assicurava nella maniera più energica quel serbatoio di voti che si passava a questo comune come un'eredità al trono. Vuole chiedere altro? Io volevo dire, come la Camorra a noi Graziano, cosa ci ha portato, cosa ci ha fatto? Questa Rosetta Cutolo e quei latitanti che scapparono dal carcere di Avellino, se sono stati mai visti nella zona del Vallo di Lavoro? Se latitanti, chi deve vederli? I carabinieri, li vedevano i carabinieri e li arrestavano. E lui come lo sa? Un altro meraviglioso. Ma lui come lo sa? Io, esempio pratico, come faccio a sapere il fatto dal telegramma che quello sta alla Sinara? E io stavo a Pianoso, quando Cutolo mi dice, vedi, ho fatto anche un telegramma a questo. Per farsi interessare tramite zia Teresa eccetera, sono da 90 giorni e non si fa sapere nulla. Sono cose che a un certo punto si mettono a conoscenza a livello verticistico. È come io, per dire un esempio, non ho avuto mai il piacere di stringere la mano, il disonore, non so neanche, eppure sapevo, video passione miracoli, sia attraverso l'incartamento che ci giungeva ad Ascoli, sia attraverso le fotografie. Ad esempio pratico, io le posso dimostrare qua, senza che andiamo su tanti preamboli. Prendiamo il figlioccio Guarnieri, che ero dovuto per obbligo a dare le fotografie di Cutolo, a girarla, il capello, la firma del Cutolo, ed egli era dovuto per obbligo a darmi la fotografia, a mettermi a conoscenza dei fatti sui più stretti famiglia, a darmi la fotografia dei suoi bambini, eccetera. Quindi erano cose che rimanevano in uno stretto girissimo. La Camorra per lei, signor Graziano, per i Graziani quindicesi, non ha fatto altro che per anni e anni sbuttare il sangue contro tutti coloro che si opponevano contro la torre, che poi questa torre era un frammento del castello di Ottaviano. È fantasioso.
Che no, c'entra la torre? Sono fatti. Quello è un simbolo. No, no, no. Noi la torre. Sì, sì, sì. Che c'entra Ottaviano con la torre? Il partito, noi la torre l'abbiamo, questo simbolo, dal 1975. Quanta gente, quanta gente? Dal 1975. Specialmente per 15. Non mi fai interrompere. Allora, noi questo simbolo della torre l'abbiamo dal 1965. Esisteva questo castello e cutolo dal 1965. Ma lei forse mi ha fatto... Non interrompo. No. Non mi faccio interrompere. No, sto rispondendo alla domanda. Poi questo. Lui disse che a me non mi conosceva. Chiedetele se fu schiaffeggiata al carcere di Nola, 1967. Se fu schiaffeggiato da me. Se è stato con me, lui lo negò. Nel 1967, mai schiaffeggiato, stette 4-5 giorni al carcere. Signore, si può vedere attraverso, perché là era un mandamento, 3-4 persone lo schiaffo, si nota subito. Si può vedere se c'è traccia di qualche cosa, mai. Anzi, io non mi ricordavo. Ricordo che allora c'era anche un certo esposito con noi. Sì, ricordo quel fatto. Ma ti ricordi, no, ecco, ricordi che ti schiaffeggiavi perché volevi... No, mai, signore, mai. No, Presidente, se stai ricordo, ti fu schiaffeggiato perché volevi evadere. Dopo schiaffeggiato, io mi lavai pure le mani perché era un fedele. Io volevo evadere. È sempre stato considerato un fedele nella sua zona. Altro? Niente. Può darti. E avere dal Pandico un chiarimento in ordine all'affermazione che ha fatto poco fa sulla ospitalità data dai Graziano. Avvocato, è terminato il confronto. Prego, vuole... c'è un particolare. No, signor Presidente, io non difendo Graziano. Signor Presidente. Allora, aspetta, ancora non si è allontanato. Circa l'ospitalità data di Graziano. Un attimo, Graziano. Chiedo scusa, signor Presidente. No, io non mi occupo di Graziano. Ecco, no. Se non vado errato. Ma lo sapevamo perché ad Ascoli, si veniva a conoscenza dove venivano ospitati i latitanti e chi li manteneva, che armi si citavano e tutto, addirittura quando fu l'evasione di... No, saputo ad Ascoli, e addirittura c'era anche uno dei miei fratelli latitanti con loro. Già l'avevo detto abbastanza, no, basta. Signor Presidente, scusi, Graziano. Sedetevi, se no non sentiamo niente. Graziano, abbiate pazienza. Appena mi ha accusato questo signore, no? Io non lo sapevo chi era. Noi lo chiamavamo. Come dici che mi conosceva? Giancarlo lo scemo. Figurati. Mi conosceva da poco. Mi conosce. Come mi conosceva dal 67? L'accuso nell'83 non mi conosce. Andate, non lo conoscevo chi era. Ma noi lo chiamavamo Giancarlo. Ma esatto, è proprio lo chiamavamo Giancarlo. Non ho risposto prima, accomodate. Presidente, accomodate, potete andare, tanto il confronto c'è fatto. Io volevo... No, avvocato, per favore. Un'altra volta. No, volevo fare un'altra domanda. No. Ma tanti... Allora, il senso di confronto è questo. Sì, ma si è parlato di latitanti che sono stati ospitati da Graziano. Io volevo chiedere a Pandico in quale periodo sono stati ospitati. Possiamo chiedergli... E chiediamolo a Pandico. Allora, sai che periodo sono stati ospitati? Perché sento un ignorante, ma sono obbligato a rispondere alla domanda. Se vuole rispondere. No, non la ritengo opportuna. Ma perché? Non la ritengo opportuna. Allora scriviamolo a verbale. Ha detto, non allora la ritengo opportuna. Pandico risponde quando fa comodo a lui. No, o quando accusa. No, è imputato. Perché l'ho detto poc'anzi, lo ribadisco. Questo non è il processo ai camorristi, alla camorra. Io volevo sapere, ripeto la mia domanda. Signor Presidente, giacché lui ha parlato di latitanti che sono stati ospitati da Graziano, io volevo sapere in quale periodo questi latitanti sono stati ospitati. Perché si rifiuta di rispondere? Forse è contro l'accusa questa domanda? No. Perché non risponde allora? Ma lei è l'avvocato di Graziano? Sono l'avvocato di Graziano di ufficio. E quindi... Ma troppi uffici ci sono, ma pochi avvocati. Signor Presidente, come signor Presidente, in questo modo qua. Avvocato Calcagni, per favore. Signor Presidente, io chiedo che risponda, già che lui risponde a tutto. Non vuole rispondere, avvocato, che devo fare? È imputato e ha facoltà di non rispondere. Noi mettiamo la domanda a me, no, signor Presidente,
Perché ha facoltà di non rispondere quando lo si invita a dichiarare se vuole rispondere prima dell'interrogatorio? È una domanda, signor Presidente. Abbiamo già letto un'ordinanza, abbiamo scritto un'ordinanza in proposito. Esatto. L'abbiamo letto bene il codice. Allora, posso chiedere perché non vuole rispondere a questa domanda? Almeno ha risposto anche questo, perché dice che questo è il processo alla camorra e non ai camorristi. Ha detto pure non la ritengo opportuna. Abbiamo registrato tutto, va bene. Allora, ci portano un altro. Avvocato, questo, infatti stanno così. Signor Presidente, io gli chiedo scusa, io... Come? Io non difendo Graziano, però il Pandico ha fatto cenno ad una circostanza rilevantissima per confrontare la veridicità o meno dell'assunto di altro dissociato, e cioè lo Starace. Io mi sono permesso, in quel clima di collaborazione che esiste tra noi colleghi, di rappresentare al collega Tisci questa circostanza e la necessità di fare questa domanda. Ora il Pandico, indipendentemente dalle valutazioni sociologiche che può fare di questo processo, è stato sottoposto a una domanda precisa che riguarda un fatto preciso. Potrebbe rispondere, non è una circostanza che... Siamo in sede di confronto, è la prima cosa, quindi non è l'interrogatorio. Signor Presidente. Altra cosa, ha facoltà di non rispondere. Signor Presidente, mi consenta solo un attimo, Noi abbiamo vissuto in questo processo delle situazioni con altri dissociati, i quali, dopo aver reso precise dichiarazioni in sede istruttoria, si sono rifiutate di operare la verifica dibattimentale. Lei ritiene, dall'alto del suo equilibrio, non può che essere così, che il difensore, quando ne deve avere, quando ne ha perlomeno l'opportunità di operare certi chiarimenti con le persone che invece si sono dichiarate disposte ad essere verificate le loro dichiarazioni, e questa attività di verifica la deve fare. Ora, che siamo in sede di confronto e non di interrogatorio o di deposizione e non di altro, questo ha un rilievo formale. Nella sostanza lei deve consentirci di approfondire un'indagine dibattimentale. Questo sotto, con molto rispetto sulla possibilità di rispondere o meno, noi abbiamo risposto con un'ordinanza che agli altri. Per quanto riguarda questa sede qui è confronto soltanto, se ogni tanto ci si inserisce qualche cosa vada pure, però l'interrogatorio lui lo ha reso anche, ricorda quanti giorni l'abbiamo sentito? Sì, signor Presidente, però noi abbiamo avuto la possibilità, noi però soltanto attraverso le successive deposizioni o gli interrogatori, allora questo è soltanto un confronto da l'uno e l'altro, questo dovrebbe essere in teoria. Signor Presidente, chiedo scusa, mi consenta con molto rispetto. Mi consente. Lui ha riferito dell'ospitalità data dai graziani ai latitanti dopo la fuga dal carcere di Avellino. Va bene? La fuga dal carcere di Avellino si è avuta il 29 maggio 1983. Do una data ferma che può eventualmente sollecitare il ricordo al signor Pandico. Può confermare se dopo quella data, maggio 1983, e dove e per quale periodo questi latitanti furono ospitati dai graziani? Mi sembra di aver fatto una domanda precisa sollecitando anche il ricordo del proposito. Me la fa rispondere con precisione? Risponda. Allora rispondiamo un attimo con precisione a questa domanda, perché mi pare che si vuole attaccare. I latitanti del carcere di Avellino non furono ospitati precisamente a 15, ma bensì a Lauro di Nolan, è una casa dei graziani, di proprietà dei graziani, e in quel periodo apparteneva all'NCO anche un mio fratello, e ci dettero in questa latitanza delle armi, dei giubbini antiproiettile, furono visitati da Rosetta Cutolo. Mi pare che uno di questi, se non vado errando, per quello che ci giunse ad Ascoli, era rimasto anche ferito, non so se un conflitto a fuoco nella fuga, una cosa del genere. E allora la gamba di questo qua la medicò la moglie di Manzo Mario, che oggi è detenuto tuttora negli Stati Uniti d'America, la moglie di Manzo Mario, e gli prestò anche le cure la moglie del sindaco, la moglie di Arturo, mi sembra si chiami Maria, una cosa del genere. Passiamo allora all'altro imputato, lo conosce?
E questo giorni fa io l'apparto, oggi no. Sandro Fusco, detto Pamela, capozona di Bari, terzo regalo, legalizzato non... o da Cutro o da Papalia, da uno dei due. Mi hai chiesto? Siamo da... Allora, io vorrei sapere. Siamo da Bici. Vorrei sapere, no? Chi mi ha legalizzato? Se mi ha legalizzato Cutolo o mi ha legalizzato qualche altro? Visto che prima state dicendo che io faccio parte di questa organizzazione. Cominciamo la prima domanda. Chi mi ha legalizzato? Perché lei in istruttoria ha dichiarato e ha precisato per ben... No, no, glielo dico io. Parliamo uno alla volta, non facciamo casino, parliamo uno alla volta, no? Lei in istruttoria ha dichiarato che io sarei stato legalizzato direttamente da Raffaele Cutolo in persona e l'ha precisato per ben due volte nelle sue dichiarazioni. Poi è venuto qua in aula e ha dichiarato diversamente. Prima ha dichiarato, non so, un certo Padania, adesso non ricordo bene, non ci stava presente Ascoli Piceno. Mi chiedo coccinuta, dice che è responsabile, stiamo parlando uno alla volta, stiamo parlando uno alla volta. Ecco, quindi allora, da chi sono stato legalizzato, secondo lei, visto che lei dice un cosiddetto dissociato, insomma che sta parlando, sta confessando, un collaboratore della giustizia, quindi, secondo lei... Cioè la verità, cioè io da chi sarei stato legalizzato se faccio parte di questa organizzazione come lei ha detto? Questa è la prima domanda, è una piccola domanda. Alla prima domanda rispondo così. La legalizzazione non sono certissimo se fu prima affetto alla Cutolo, il Cutolo c'entra o nel secondo regalo e il Papa gli ha dato il terzo o viceversa. Lui è abbinato. Il suo responsabile, perché il capo area sulle Puglie era questo Papalia Mario. Lui ha avuto, è entrato a far parte della camorra attraverso Cutolo, però il secondo, il terzo ha proceduto uno dei due, o ce l'ha dato, mettiamo il primo per dire Cutolo e il secondo e il terzo Padania o viceversa. Ecco perché c'è questo fatto. Lui è responsabile di Bari, più esattamente le province di Bari, quelle zone là, è cutoliano a tutti gli effetti. Allora, capo area, qua non si capisce cosa vuol dire, se area si intende area, è una no, cosa, no. Se no area no, non so... No, siamo capoluogo di provincia. Sul vocabolario non esiste caso, questa parola. Supponiamo un caso, che a Napoli ci sono Caserta, Avellino, il capoluogo di provincia è Napoli, quindi lei fa parte per dire di Caserta. Il capoluogo di provincia nella Campania è Napoli, il responsabile di tutte le Puglie, responsabile dei responsabili, è questo Padania Michele. Lei è responsabile... Come si chiama? Papalia Mamari Michele, come Padania si chiama? Padania Michele, ha detto. Non è importante se sta scritto come si chiama, il pugliese. Allora, signor Presidente, quindi, signor Presidente, c'è un fatto. Io... Lei era responsabile, era fino al marzo dell'83, ecco perché era responsabile di Bari e le sue province. Di Bari alle sue province. No, signor Presidente, io lo sto chiedendo a lì per farlo mettere proprio a verbale. Lo so che tutto è verbalizzato, lo so, però per annotare proprio questi nomi, queste parole che lui ha detto adesso. Lui adesso sta parlando che il responsabile, come ha detto, di tutta la Puglia sarebbe un certo Padania Michele. No. Le tengo a dire che lo questo facciamo, ha dichiarato anche la volta scorsa. Perché nel processo ci abbiamo. Parliamo una volta, un hai tanto tempo per Padania. Va bene, parla. Ci abbiamo un Papalia che è pugliese o il Padania viceversa, un altro è calabrese, uno Maria e un altro Michele, non facciamo confusione. Mi sembra uno dei due è quello che io avrei sentito per Portobello che lanciava accuse inventive, almeno come disse allora per radio, che io sentendo Portobello. Ecco, e questo chi sarebbe? Questo qui di Portobello, chi sarebbe? Che? Questo qui il calabrese, chi sarebbe? Il calabrese. Sarebbe il Papalia allora. Che? Sarebbe il Papalia. Calabrese. Ecco, va bene. Comunque, Presidente, ecco questo io voglio far mettere a verbale. Cioè, quello che lui ha detto in istruttoria, praticamente lui adesso non lo sta dicendo più. Ha cambiato le sue versioni, ma tutte le versioni che lui ha fatto in istruttoria. Perché se uno afferma categoricamente una cosa
e poi dice no, mi sembra, non è così. No, quindi quello, no. Quello che sta dicendo, la dimostra che il processo e che l'istruttoria non sono stato da nessuno, come credi, imboccato. Sto lavorando su tutto, sulla punta della memoria. Questa è la prima domanda. Questo dimostra. Quindi, voi avete dichiarato in una scorsa udienza... Che termine, avete dichiarato? Avete dichiarato in una scorsa... Ma in una scorsa, io non sono un poliglotto. Avete dichiarato in una scorsa udienza che ad Ascoli Piceno a voi vi risultava che io nel carcere di Trani sarei andato... Quando arrivava Valanzasca, io avrei dovuto ammazzare Valanzasca con il catapano. Sì. Voi avete dichiarato questo? Lo confermo. Ecco. Allora io sono andato a carcere di Trani per fare un processo. No. Sono no, stato no, 5 giorni. Trani. Il catapano non ci stava quando io stavo a Trani. Quindi non vedo. Se io lo dovevo ammazzare con catapano, com'è vero questo fatto? Quando catapano non ci stava. E poi che interesse avevo io di fare un qualche cosa contro un altro detenuto? Contro un altro detenuto, contro il Valanzasco, chiunque sia per lui. Vogliamo ricordarle tutto quello che ha fatto contro i detenuti. Prego. È un suo diritto che la legge gli sta dando, quindi vada avanti. Ecco, quindi, perché si sappia. Però adesso mi parli di Valanzasco. No, stiamo parlando di Valanzasco. Lei ha parlato di detenuti in genere. No, lei ha parlato categoricamente di Valanzasco, non di altri. Lasciamo perdere gli altri detenuti, poi veniamo agli altri detenuti. Per il fatto di Valanzasco, a quale devo rispondere, eccellenza? Il penultimo, fatto di Valanzasco, qual è il motivo? E sono noti, sono stati ribaditi sino ad annoiarvi. Ma è stato ribadito che cosa? Cosa ribadite? Che Catapano non si trovava in quel carcere. Che? Catapano non si trovava in quel carcere. Quando andò Valanzasca? No, a noi ci risulta che c'era. Signor Presidente, chiedo che venga verbalizzato. Nell'80 io sono andato a Trani l'inizio gennaio 82. A noi ci risultava che c'era. E infatti dovevano uscire a Valanzasca Fusco, Walter Senatore e Catapano. E lui fu mandato apposta. Come? Anche lui fu trasferito lì, in quel periodo. No, già stava là, in quella sede. Era un fedelissimo, di cui poteva partecipare all'eliminazione del Valanzasca. Cioè io allora ero un fedelissimo e devo partecipare alla... Va bene. Comunque, signor Presidente, chiedo di verificare, che venga verificato proprio queste parole, venga verificato se il catapano si trovava lì. E se io ero partito 2 giorni prima da Ascoli Piceno per andare a fare una causa a Trani, quando io avevo già il mio trasferimento per Cuneo dal Ministero, che io da Ascoli Piceno non dovevo tornare più. Come infatti puoi andare a Cuneo? Comunque, voi avete anche dichiarato che io avrei legalizzato nel carcere di Trani ad Andraus, è vero? È vero questo? Legalizzato dato il terzo, una cosa del genere, c'è stato una sua riunione a favore dell'Andraus. Cioè c'è stata? C'è stata una riunione, un circolo riunito a favore dell'Andraus. Costituito da chi? Non si arrivava bene, si è buttato il terzo, si è fatto un altro giuramento per qualche altra cosa. C'è stata questa riunione, come anche, mettiamo un'ipotesi, perché vogliamo un po' andare in fondo a questo dettaglio mercimonio, quale l'Andraus, il Congutelli, eccetera. Lasciamo perdere questo mercimonio, noi stiamo parlando di legalizzazione. L'isolamento che ha fatto al carcere. Non offenda altri carcerati che sono sospetti. O la riporta l'isolamento. Sta offendendo altri carcerati. Non offende, l'ha detto stesso l'Andraus, sono un mercenario e lei non so, sta così scaldando. Ma uno è padrone di dire quello che vuole, però io mi posso risentire di una parola che prende dicendo per un altro carcerato. Non si è risentito l'interessato, si risente lei. Vada avanti. Lei si ricorda il fatto del carcere di Cuneo, dell'isolamento di Cuneo? Il perché si è isolato? Chi si è isolato? O glielo ricordo io? Lo ricorda lei? Che? Me lo ricorda lei? E allora, signore, io non ricordo nulla. Non voglio ricordare. Prendete quei rapporti. No, e questo allora riguarda voi, signor Presidente, no, perché questo è capace, no, di fare qualsiasi illazione, no? Perché tanto, dici, tanto io sto qua, posso parlare da oggi fino a domani. Ricorda, per me. Ma ritrovate a Pianosa, quello che ha detto, siamo in consegna di cortelli, se li fa trovare, se signor Presidente, lui ha dichiarato in una scorsa udienza, e sta a verbale perché risulta da Cuneo, che il signor Pasquale Parra mi ha mandato 30 guardie nel carcere di Cuneo e mi ha fatto venire a prendere un coltello che io avevo. E questo l'ha dichiarato lui stesso qua dentro, in quest'aula. Adesso, già perché non si ricorda più che lui l'ha dichiarato, si sta già rimangiando quello che ha detto. Sta verbale ed è verificabile. Comunque, andiamo avanti. Certo.
Vi ho mai dato qualche foto io? Non ricordo. Le ricordo questo, che un giorno io le detti ne un medaglione in plastica incastonata, una foto di Cutolo, e dissi, io dissi, se la faccia, te la fai firmare da Roberto Cutolo così. Disse no, disse che non mi riguardi, stai tu qua, è il miglior del ragazzo, ci regalai una fotografia piccola, un medaglione così. Addirittura si parlava, tra me e lui si parlava, di far fare queste fotografie, una specie fotocromatica che rimanevano, e fare questi medaglioni e farli circolare più a qualcuno più preferito. La foto sua non ricordo se me l'ha data o non me l'ha data, perché le dirò, signor Fusco, veda. Dica. Sono migliaia di fotografie passate per le mani. Io addirittura mi sono trovato con Chisu qua. Chisu Salvatore. Ha avuto. Lasciamo perdere Chisu. Ma lasciamo perdere. No, stiamo parlando di Fusco. Ha avuto a Pianoso nella stessa stanza con me. Nello stesso braccetto con me. Signor Presidente, le chiedo una cortesia. Di non divagare il discorso, perché se no la domanda non mi risponde mai. E non mi risponde non mai, signor Presidente. Io adesso ho la possibilità di potermi difendere. Non ricordo se mi ha piegato. Se non parla di altra gente, io come mi faccio difendere? Ecco. Non mi credo. Lei ha dichiarato in istruttoria e mi è contestata nella requisitoria dove ho fatto fare le copie, e specificamente solo lei ha detto che io gli abbia dato una fotografia. Dice, tanto vero, questa fotografia che il Fusco mi ha dato stava a simbolo, dice che io ero quello che ero. Con stima stava scritto, io confermo di averla data la fotografia, con stima Alessandro Fusco, perché il signor Pandico, e lo sai bene, ti eri impressionato alla Pianosa, perché ti hai messo paura di un altro carcerato. No, parliamolo. Se vogliamo ritornare alla faccia di parlate voi, dopo parlo io. Lei deve dire il perché dal terzo braccio, che nessuno più la voleva. Sì, mi sono spostato dove? Che io con i calabresi, con Malavinti, con Guarnieri Ciccarelli allora, quando lui venne che mi salutò attraverso la finestra dei passeggi, mi ricordo che più vicinava pure quel giorno. Non lo so. E non infatti lo lui si lamentò un po'. E io dissi, Fusco, per solito Tarantelle 2 stanno succedendo i casinacchi da parte. E dal terzo braccio l'avevano proprio scaricato, fatto allontanare. Perché? Benigno non andava d'accordo, Roberto Cutolo altrettanto, Marco Petta altrettanto, proprio per suo. Perché ti davamo i coltelli in consegna, Pandico, potete constatare. Pandico, stiamo parlando. Pandico, il plastico Pandico, stiamo parlando della fotografia. Sì, non lo ricordo con esattezza, perché tante fotografie. Non lo ricordate. Molto probabilmente rimango ne un niso questa fotografia. Voi stavate nella stanza con me, io sono passato nella stanza vostra. No. Io l'ho ospitata, prego. Io sono passato nella stanza vostra. Su richiesta di favore di Medda, io l'ho ospitata. Ah, sì, sì, giusto. Io giusto, l'ho ospitata. Avete ragione. Giusto. Su richiesta di Medda. Sì, per fare un favore a Marco Medda, sì. Va bene, voi mi avete ospitato. Ma ditemi una cosa, perché avete cambiato stanza? Dopo un mese avete cambiato stanza. Come diceste che mi dovevate fare la palma d'oro? No, posso, le dirò. Diceste che mi volevate imbiccare nella stanza la sera. Io volevo. Come? Non vi ricordate? C'è anche Cianci. A questo punto chiama a testimonianza, signori. Cianci, che nemmeno presenta a questo processo. Signori. E trovasi. Scusatemi, Presidente. No, lascio dire. Signori, mi è stato detto che io ho tentato di impiccarmi, che io ho tentato l'evasione dal mandamento e che io sono un pederasta. E allora vi dirò questo. Voi vedete, in tutta la mia carcerazione, se risulta qualche traccia di tentativo di evasione, se risulta qualche traccia di tentativo di autolesionismo e se risulta qualche traccia, come loro stanno cercando chi mi dà del cornuto, cercando che sia un pederasta. Sì, cerchiamo di smentirti. Mai in vita mia tentato, perché lo ritengo contro la, possiamo andare contro avanti. La mia morale. Possiamo andare avanti. Allora, di queste cose che già hanno detto gli altri, perché tutti penso siano amanti della propria verità, che il fatto, non ti sto a dire il fatto che non riuscivi mai a passeggio, che stavi sveglio la sera, insomma, che per poco, insomma, lasciamo perdere. Cioè, di quello che eri. Tu hai detto che eri pronto in quest'aula. Lei si sta dimenticando un fatto. Ma parliamo una volta. Ora vi faccio parlare a voi. Ricorda quando si parlava delle teste da fare a pallone? No, non lo ricordo. Non so con i pallone si gioca a pallone.
Lei lo ricorda? No, non ricordo. E di cui in mezzo a quella testa, mi dica anche la sua c'era. Sì, lo so. C'era anche la sua. Sì, sì, sì. E che allora il maresciallo disse, se io ho autorizzato quest'ultima socialità, lo dovete a Pandico. Sì, lo dobbiamo fare. Il suo comportamento impietoso a livello di camorrista è stato una frana. Gli chiamo i portelli, se li fa trovare, potete vedere a porto. Gli chiamo il plastico, Fido Pesce, fatante per entrare il plastico. Senti, Pandico, parliamo una volta. Tutto quello che diciamo, si parla di lui. Parliamo una volta. È vero che quando sei andato alle celle, il giorno appresso, questo risulta a Pacifico, il giorno appresso mi hai mandato il maresciallo Colazzo con quattro brigadieri nella stanza alle 10 di mattina, quando la Pianosa, perquisizioni di mattina non venivano mai fatte. O venivano fatte alle 7 della mattina prima dell'aria, o venivano i carabinieri alle 4 o alle 5 del pomeriggio. Me l'hai mandato alle 10 nella stanza per farmi sequestrare un biglietto e per farmi sequestrare un corteo a doppia lama. Appena sei andato giù alle celle, il giorno appresso mi hai mandato a Colazzo, nella cella, e sei venuto a prendere il coltello, è vero questo? Posso rispondere? Attendo a rispondere perché poi risulta verbale, attendo. Avevo detto al maresciallo Colazzo, perché mi pare che Colazzo fece delle perquisizioni, in che senso? Avevo mandato a chiedere la mia roba, e c'era un po' di intendimento all'interno della sezione, ci avevo mandato, ma fa sperare questo, ma fa sperare di quell'altro, e io disse a Colazzo, per non sbagliare, vedi che ci notai, ci descrissi su un elenco la roba mia qual era tutta. Ci descrissi. E ci disse anche, fai attenzione che ci sono dei coltelli, addirittura qualche coltello, disse, sta immesso nei tubi, nelle cassette di aria condizionata là dentro. Ci parlai di questo fatto, è vero, ma non mandarla per finire nella sua stanza. Signor Presidente, siamo Colazzo in questa signor partita. Presidente, vorrei permettere... l'abbiamo dato, ce l'ho fatto trovare, è colpa mia. Vorrei permettere a verbalo questo, cioè... che il Pandico per la direzione si precostituiva come un pentito, già dalla direzione, come un pentito, cioè come un infame dei carceri, si dava credibilità. Il signor Pandico ha detto al maresciallo Colazzo, alla Pianosa, che io gli volevo ammazzare il padre. Il maresciallo Colazzo, essendo che, a parte la divisa che indossava, aspetti, va. A parte la divisa che indossava, mi ha chiamato, ha detto, Fusco, ti ho fatto mai qualcosa io? Io dissi di no. E secondo voi per quale motivo io avrei dovuto far ammazzare vostro padre da fuori? È finito là, perché il signor Pandico non è stato creduto nemmeno diciamo dalla direzione dei carceri. Il fattore del maresciallo Colazzo se avvenne così, una mattina verso le 10:30, le 11. Sì, ma non ci interessa. No, qual è il problema? Tu mi devi rispondere alle mie domande. Alle mie domande devi rispondere. Ci venne un certo Biancocino e mi chiedeva se io sapevo l'indirizzo del maresciallo Colazzo. Disse perché? Io lo so. Disse perché del padre del Colazzo. Disse sì, lo sappiamo così. Disse perché? No, perché questo ci sta stringendo troppo. Si deve fare la ricetta, ma tu stessi perdendo la capa. E mai sperati a Colazzo una cosa del genere. Perché se Colazzo ne ha sapere una cosa di chiesa, state tranquilli, che oggi non stavate qua a testimoniare. Allora, rispondo a qualche altra domanda, vediamo. Allora, passiamo al fatto di Ascoli Piccini. Insomma, io ti vorrei domandare una cosa, no? Adesso ti parlo col tu. Ad Ascoli Piccini, tu in questa causa, anche in altre cause che hai fatto in passato, hai sempre dichiarato, sia per la stampa, sia di fronte ai giudici, di fronte a coloro che ti hanno interrogato, che tu insomma saresti un proconsole di Cutolo, insomma saresti un vice di Cutolo, saresti, che so, insomma, l'uomo fiduciario, insomma l'uomo di fiducia di Cutolo, giusto? È vero questo? Hai sempre dichiarato questo? Per quanto riguarda la stampa non sono dichiarazioni, sono interviste, le dichiarazioni si fanno qua in aula. Per quanto riguarda quella di Cutolo, io a lei l'ho messa a conoscenza leggermente a Pianosa, ma mai parlato ad Ascoli Piceno, io sto parlando di quello che lei ha detto vicino ai giudici, posso, no, che ha parlato... Le posso dimostrare le vostre classi che c'è un biglietto del MET che dice, pochi sappiamo quello che tu sei. Sei il don secondo, ve lo posso dimostrare. Pochi sappiamo che sei il don questo secondo. Questo penso che sia un confronto che... Perché se io gli domando una cosa, insomma lui mi dice in ballo altre cose, no? E non risponde a quello che dice. Sto dicendo, tu davanti ai giudici, hai fatto davanti a coloro che ti hanno interrogato, hai fatto sempre capire che tu eri il fiduciario di Cutolo. Ma non che tu eri un secondo Cutolo, hai fatto capire. Lei sta ignorando che agli atti ci sono documenti in distanza. Ma lascia perdere i documenti, quelle lettere fa su, quelle cartoline che c'ha. Non è competenza sua, se lo faccio. Ma rispondi alla domanda, hai fatto capire questo, sì o no? Sì, hai dichiarato detto, sempre questo, sì? E me ne vergogno.
vergogno oggi, me ne vergogno di essere stato cutoliano, me ne vergogno di essere stato il figlioccio di Cutro, me ne vergogno di essere stato il segretario di Cutro, mi vergogno di tutte queste cose. Tu sai che cosa ti puoi vergognare? Di che cosa? So che un uomo come Cutolo, un uomo sofferto come Cutolo, tu non ne puoi nemmeno parlare, perché tu ti devi lavare solo la bocca parlando di Cutolo. Ma non Cutolo! Ma non Cutolo! Ma non Cutolo! È vecchia! Ma non Cutolo come personaggio della Camorra! Come Cutolo, come qualsiasi uomo sofferto che ti ha fatto 20 anni di carcere e si è sempre comportato bene nei carceri. Per questo non dovevi pagare il nome di Cutolo come stai pagando il nome di Cutolo. Comunque, a parte questo. Quindi tu queste dichiarazioni le hai fatte? Cioè hai detto che eri bici di Cutolo, questo e quest'altro, lo riconosci? Ma ha risposto Fusco, sta dicendo che dagli atti risultano con tante cose a cui... Ma, Presidente, una cosa è la lettera che lui fa vedere, una cosa è la cartolina che lui fa... No, le lettere! Sto parlando con il Presidente! Non sono di Cutolo! Scusate, Presidente, che se andiamo a fare... Ha risposto Fusco. Hai risposto? Sì. Si ha risposto secondo voi? A me mi dice. Dice, lo potete ricavare dagli atti, da tutti i documenti che ho dato, io ero quello che ero. Questo il fatto di Ascoli Piceno, hai parlato, sono venuti tanti detenuti a confronto. Io sono stato uno dei primi ad arrivare al carcere di Ascoli Piceno e sono partito il 31 dicembre 1981. Ma quindi sono non stati, è stato, non sono è stato, stato un anno non, e qualcuno. Non è stato uno dei primi cutoliani che le è arrivato ad Ascoli. Io non sto parlando che sono stato uno dei primi cutoliani, sono stato uno dei primi detenuti ad arrivare al carcere speciale di Ascoli Piceno quando il carcere di Ascoli Piceno si è aperto. Quindi, lei ha dichiarato tante cose che se bastava solo prendere dei registri di Ascoli Piceno, insomma per vedere che questa persona veramente è stata isolata, e questa persona quando è arrivata è stata, non ha avuto contatti con nessuno, e questa persona, come si dice in napoletano, ha buscato, per dire, si dice buscato, che è parteggio, ha buscato, cioè che era un poveraccio, non ha mai, non hai, dimmi una cosa, ma quant'è la somma massima che hai tenuto sul tuo libretto, in tutta la tua carcerazione? Dimmi qual è la tua somma massima. Tu sei stato ad Ascoli Piceno, tu sei stato ad Ascoli Piceno, non avevi una lira, hai parlato di milioni. Innanzitutto, e tu costruivi, scusi, parliamo una volta. Voglio precisare questo su Ascoli Piceno. Parecchi dicono che potete vedere dei registri. Potete vedere. Io lo posso vedere, lo posso far vedere. Sopra, perché non sono salito subito? C'è un perché. Ma chi ti faceva salire sopra? Ma chi è carcerato? Non chi tutoriano, chi carcerato ti faceva salire? Voleva per ovvi motivi che io occupassi la stanza solo. E tutte le altre erano in compagnia. E ne discutevamo di questo fatto. O si spartava un camoroncino più posto e non conveniva perché un domani poteva essere qualche reazione della direzione su qualunque andare. E occupai proprio, si aspettava che poi si prendesse. Ma questo non interessa la mia domanda, quello che stai dicendo. E passai addirittura sopra in sezione, potete vedere dei registri. Verso mezzanotte di sera, passaggio puffato. Topastra, questo non c'entra niente, non c'entra niente. Non c'entra niente. Ha detto Topastra. È una cosa logica. C'è la faccia di dopo, c'è la faccia di dopo. Talmente che sta all'oscuro, talmente che sta all'oscuro, perché questi qua, anche essendo capozona, sono dei facchini leggermente specializzati della Camorra. Potete vedere, sul telegramma, mandato da Metta, a me. Lui a me, a noi non ci interessa il telegramma che l'ha fatto Metta. E mi dice, tu avevi un soprannome nei carceri. Mi saluto Pastra che devo partire con lui. Signor Presidente. Sarebbe poi. Signor Presidente, Bandico, come vuole fare il confronto? Ma allora, perché se sta rispondendo alle mie domande, no? E poi si mette a parlare con voi, è inutile che facciamo il confronto. Topastra è conosciuto già nel carcere di Ascoli Piceno come Topastra, perché era un essere viscido e per questo si chiamava Topastra. Avevo capito. Comunque, allora, è vero insomma il fatto che tu hai buscato al carcere di Ascoli Piceno, che sei stato un mese sotto, è vero questo fatto? È vero che facevi le istanze alla gente? È vero questo? Ascoli se ne è parlato, inutile che ripetiamo, a rimore, si sa tutto. Lasciamo perdere quello che hai parlato con gli altri, parla con me. Ho avuto ad Ascoli Piceno. Ve l'ho detto, è stata in data 8 settembre da Cancemi, una cosa di Giovanni. Vabbè. E ho detto già tutti i motivi. Sì, vorrei chiarire un attimo, se me lo permette, darle uno scritto a me intestato, non è che l'andavo a prendere, sono intestato a Giancarlino, purtroppo, non è che io l'andavo a prendere all'ufficio postale. Vai. Uno scritto, proprio per chiarire questo fatto, ecco, per dimostrarvi che loro parlano e non sanno certi codici segreti dell'organizzazione. Ma quali codici segreti? Ma ti facevano sapere a te i codici segreti dell'organizzazione? Vito Pesce mi scrive e dice, sono la tua Topastra,
Marco Metta, devo partire con tuo pastro, mandi il telegramma. E loro convinti, perché alle volte sentivano, convinti che ero io, come Carmela, come Pamela, qualcuno. Ma stiamo parlando di un'altra cosa, Pamela, Pandico. Era lui. Pandico. Però lo sapevano, un giro strettissimo. Pandico. Mi fate la cortesia, io quando voi parlate vi sto ad ascoltare. Allora, forza, quando io faccio la domanda mi deve rispondere, signor Presidente, perché sennò è una presa in giro il confronto. Chi è tuo pastro? Se era tuo pastro, no, io volevo dare un biglietto. Pubblico Ministero, lui ad Ascoli Piceno si era messo in gergo carcerario, no? Un soprannome. Per il suo comportamento, sapete i topi che quando ci hanno, parlando con rispetto, che ci hanno quei peli che sembrano, scusando la frase, sembrano delle zoccole, mi dice, quelle zoccole grosse, diciamo, no? Ma allora sono i ratti quelli. Non lo so, sono detto, non sono un po' di cose. Zoccole sono una cosa. Quelle zoccole grosse. Sapete, sono viscide, no? Cioè, hanno quei peli che bagnati. Quindi un essere viscido. C'è un essere, per esempio, che vi dice una cosa, magari ne sta pensando un'altra. E pure una volta piangevi, Allora, Pandico vuole rispondere. Ma io lo sto dicendo lui. A me non mi risulta. Il fatto lo potete domandare a chiunque. Fusco, magari andare avanti. Signor Presidente, dice che a questo punto. Ho risposto a una domanda. Si deve stabilire se tuo pastro ero io. Ecco. Va bene. Volete sapere se tuo pastro ero io? Comunque, Pandico. Cioè, vuole sapere tuo pastro chi era? Vito Pesce. Vuole i documenti che era Vito Pesce? Sì, fornisci questi documenti. Vabbè, dopo. Lo posso fornire? Sì, vediamo un po'. Ma non la cartolina, la lettera. No, la lettera di cartolina. Devi chiamare tutti i carcerati di Ascoli Piceno per fornire i documenti, non la cartolina che c'hai tu. Va bene. Allora, sempre riguardo ad Ascoli Piceno, hai parlato di tante cose, hai parlato come colui che conosceva tutti i segreti, ma non dell'organizzazione, segreti dell'ambiente carcerario, che di questa organizzazione non ne so niente. Ma come poteva la gente mettere a conoscenza te finanche di una punta, finanche di uno spillo, quando tu eri conosciuto, che eri... Scusatemi, signor Presidente, sto dicendo la realtà delle cose, se mi permettete, una mia difesa. Eccola, io magari, signor Presidente, non è che c'è un preconcetto che possa essere condannato, però vorrei avere la possibilità anche di potermi difendere. Vabbè, ma dovesse fare una domanda, però, Fusco. E glielo sto fatta, glielo ho fatta la domanda. Il confronto, questo. Signor consigliere, glielo ho fatta la domanda. Il confronto è questo, è la domanda proprio che gli sto facendo. Cioè, come facevano a metterlo a comprendo, a metterlo a conoscenza di tutte le cose che lui ha detto. Cioè, questa è la domanda. Avvocati, c'è una lettera di Vito che deve essere Vito Pesce a Giancarlo. Pastra mia. Cioè, lui si sta dichiarando qua, sono io che ti scrivo Vito Pesce. La parola d'ordine. Va bene, comunque andiamo. L'interpretazione a qualsiasi cosa la dà la corte, non la dai tu. Senta, ma lei ad Ascoli non c'era. Perché c'è tanto a cuore questo Ascoli? Io ad Ascoli non c'ero. Ma c'è a cuore il carcere di Ascoli. Allora, signor Presidente, adesso ha dichiarato che io ad Ascoli non c'ero. Quando stavo io, lei è partito dopo un paio di giorni. Quando è arrivato lei, io sono partito dopo un paio di giorni. Oh, la sera prima, la sera dopo, una cosa. Signor Presidente, io sono partito, scusate, questo è importante, signor Presidente, perché lui ha detto che è partito due giorni dopo. Dopo due o tre giorni. Quando è che è arrivata? 8 settembre. Io sono partito il 31 dicembre. Quindi settembre, ottobre, novembre, dicembre, dopo 4 mesi. È partito per una causa e poi da là non è tornato più. Non sono mai partito da Ascoli Piceno, quando è stato lei. Sono partito il 31 dicembre e non sono più ritornato nel carcere di Ascoli Piceno. Lo accertiamo. Lo accerterete. Su di me, quindi lasciamo perdere adesso i carceri. Veniamo a un'altra cosa. Non avete più dichiarato nessun'altra cosa contro di me? A nessun giudice? Ho dichiarato tutto quello che sta per male. È inutile che riguarda questa insinuazioni, è inutile che faccia insinuazioni sui verbali di Bari, perché la sta ancora in corso. Dico, mi scusi, le sto facendo una domanda. Cioè, tutte le dichiarazioni che stanno in questa corte, cioè in istruttoria, compagnia bella, in via giudizio, no? Sono solo quelle le accuse che lei mi ha rivolto? Io gli vorrei fare solo questa domanda. Per quanto riguarda Napoli, l'associazione. Perché di che cosa stiamo parlando? L'associazione sì, qua, alla decima sezione, qua. Sì, lei ha fatto qualche altra denuncia a mio carico? Che? Avvocati, volete vederla? Sono coperte dal segreto istruttorio. Ecco, e allora il segreto, signor Presidente, questo è importante. Il segreto istruttorio di Pandico, adesso glielo dico io qual è. Il giorno, oggi ne abbiamo 21, il giorno 15, sarebbe mercoledì scorso, mi hanno preso dal carcere di Poggioreale alle 5:30, senza che io ne sapevo niente, mi sono vestito... Mi hanno fatto una scorta i carabinieri e mi hanno portato all'ufficio istruzione del Tribunale di Bari, dove mi hanno contestato, senza che a me mi era arrivato nessun mandato di cattura, dove mi hanno contestato un mandato di cattura per associazione a stampo camorristico, dove sono solo io imputato, per le dichiarazioni di Pasquale D'Amico. Dite voi, Pandico che scende, adesso ve lo dico subito, Pandico che scende. Nella requisitoria, quando il giudice istruttore mi ha contestato le accuse rivoltemi,
oltre a Pasquale D'Amico, dove mi hanno fatto spiccato i sommi in mandatica, io non tanto ne capisco per dire, cioè dove mi hanno spiccato in mandatica tu, c'erano le dichiarazioni del signor Pandico, tra cui il signor Pandico diceva che i cosiddetti fratelli Palillo, mo non lo so se i fratelli Palillo, comunque diceva che i cosiddetti fratelli Palillo erano venuti, andavano di frequente a Foggia e davano in consegna a mio padre 200 milioni di eroina. Il giudice istruttore mi disse una cosa sola, disse Fusco, però io i suoi familiari non li ho arrestati, ho detto grazie. Signor Presidente, mio padre, ecco perché il giudice dice, dite voi, dice il giudice istruttore non ha tenuto conto, dice noi ne teniamo conto, cioè per dirvi che un giudice istruttore... Insegnante di scuola, un cognato, dite voi, un giudice istruttore non ha tenuto conto di tutte le menzogne che ha detto Pandico, perché mio padre è un insegnante elementare, insegna da 40 anni, e non insegnante, un insegnante ai bambini di 6 anni, quindi la scuola elementare. Anche la i miei familiari sono professionisti. Sto signore, gli ho fatto arrivare alla Pianosa perché dice che si doveva imparare, doveva denunziare la direzione perché una scatola di supposto, parlando con rispetto, costava 1.300 lire, no? Lui disse, ma questo non costa 1.300 lire, costa più poco. Disse, sì, vabbè, ma io c'ho un cognato dottore, disse, tanto si può avere un prontuario medico dove stanno scritti i prezzi delle medicine sopra. Comunque lo mandai, fece un telegramma fuori e me lo feci mandare dopo 7-8 giorni, 10 giorni, adesso non ricordo. E ce l'ho detto a Pandico, ecco come Pandico sa che io c'avevo un cognato dottore, quindi io, signor Presidente, sono l'unica, come si dice, pecora nera della famiglia. E sto signore ha tirato in ballo i miei familiari. Per quanto riguarda... Perché a un certo punto, signor Presidente, per questo io glielo volevo dire, come si fa a tirare in mezzo un genitore che ha fatto 40 anni di servizio in una scuola e avere il barbaro coraggio di dire, insomma, che prendeva 200 milioni di eroina. La suora ha fatto 40 anni di convento. Signor Presidente, ecco chi è Pandico. Albina Morelli ha fatto 40 anni di convento. Le voglio rispondere un po'. No, era verbale, signor Presidente, perché io ci ho mandato di cattura. Ci sono la requisizione, signor Presidente. Ma non possiamo parlare di altri, ma davvero facciamo. No, questo è come... è in questo processo. Sul fatto del medico e su quel procedimento penale. Non lo faccio arrivare io, signor Presidente. Prima che lo mandi a prendere, glielo faccio arrivare in 10 giorni. Glielo faccio arrivare dal giudice istruttore di Bari. Le sue dichiarazioni. E scusate, perché se lo credevano, insomma, arrestavano mio padre, arrestavano mio cognato, come hanno arrestato tanta povera gente. Innanzitutto la questione di Bari sta ancora. Ma è giusto, consigliere, sto dicendo qualcosa che è errato. Fateci avere questo verbale. Ora comunque avete altre domande da fare a Pandico. Certo. Andiamo avanti. Certo. Ecco. Allora, la Pianosa. Alla Pianosa, quando si è andato alle celle, sono venuti 3 persone alle celle, tra cui dovevo venire anch'io. È venuto Benigno. Ed è venuto Iafulli, è vero questo? È Roberto Cuto. Ma non alle celle, ecco, no alle celle. E dove? È disinformato. Sì, sono venuti nello studio dove stava Colazzo. Tu stai alle celle e ti hanno portato nello studio. Dai, vennero a convincermi dopo, almeno diceva, per non demoralizzare gli altri, facciamo una cosa, Giancarlino, facciamo una passata nella sezione, facciamo vedere che voi sta, perché sta tutto un po', che sta succedendo qua. E io dissi, no Michele, mi dispiace. Michele disse, ma mi sono impegnato con tutto, Roberto Cutro, fallo per me, sennò che figuraccia facciamo, ero quasi nata. Disse, no, la mia decisione è quella di stare isolato e sto isolato per ora. Poi si rivedrà. Disse, però tenete presente un fatto, che poi anche loro dalla sezione come Roberto Cutolo mi mandarono delle riviste come Vito Pesce, mi mandarono del mangiare. Comunque sono venuti allora. Sì, vennero. Vabbè. Sono venuti. Quando sono venuti, tu cosa gli hai detto? Che stavi scrivendo un libro? È vero che bugia? No, il fatto del libro quando si è a Colazzo, metti in giro la voce del signor Presidente, io chiedo che lei chiama il testimoniale. Ho fatto il libro, lo dissi a Colazzo, metti in giro la voce del libro perché sennò qua fanno qualche rivolta, disse. Allora, chi altro? Va bene. Cioè, per far credere alla direzione, hai parlato di legalizzazioni, giusto? Come ho sentito prima, hai parlato di legalizzazioni alla Pianosa, non lo so. Ti risulta che sei stato mai legalizzato, insomma, da questi... come camorristi, come li chiami tu, qualcuno? Chi? Legalizzati chi? Qualche persona, che ne so, no, hai detto, hai parlato di legalizzazione. Già ha parlato delle varie questi persone. Qua, no, se gli risulta a lui, se lui, insomma, la Pianosa, se si è fatto, perché io sono stato 3 anni, signor Presidente, alla Pianosa. Quindi io vorrei sapere da lui se la Pianosa ha fatto questo movimento, come lo chiamano loro, di un qualche persona, qualche legalizzazione, come lo chiamano loro. Ma già ha parlato di Pianosa sono stati legalizzati 4-5. Dove? Non l'interessa. Come quando mi verranno gli interessati se ne parla. Signor Presidente, dove sono stati legalizzati? A Pianosa, nel carcere, nel braccetto nostro. In quale blocco? Lo dico, non ti vada prima a preparare, signor Presidente. Quando verranno gli interessati? Perché lui è stato nel blocco, no?
Allora, qualcuno vede sa dire dove? Come? Sa dire dove? A Piano sono state legalizzate a Piano sono avvenute legalizzazioni. E quale blocco? Al quale blocco? Primo blocco e al terzo blocco. Sarà lei presente? Al terzo blocco sì, al primo blocco non voluto partecipare. Al terzo blocco lei stava presente? Sì, sì, sì. È stato presente? Allora dico un po', signor mio presidente, come sono fatti i passeggi del terzo blocco, del primo e del secondo blocco? Signor presidente, ci sono le finestre, no? Sarebbe le celle? La finestra della cella da nel passeggio. Quindi non c'è nessun posto per fare una, come la chiama lui, una legalizzazione, insomma, di appartenenza alla Camorra. Penso che sia una cosa segreta, no? Signor... Penso che chi non ci fa parte, quando, non può assistere, quando giusto? Quando si legalizzava... Signor presidente, allora, esiste... sentiamo sta dicendo via. Le finestre che poco anzi ho detto io che danno ai passeggi un altro, qualche metro di altezza. Sì. Poi c'è un fatto che il signor Fusco sta dicendo come se noi legalizziamo qua. La guardia stava sulla cinta, non sulla cinta, su i solai che guardava tutti e tre blocchi. È un'altezza di 8-9 metri questo muro. La guardia là sopra spesse volte deve guardare il passeggio del terzo blocco, il passeggio del primo blocco e il passeggio del secondo blocco. Prima cosa le legalizzazioni. Quando venivano fatte ci mettevamo sempre in quell'angolo, l'ultimo angolo, l'ultima cella che c'è la torretta del gabinetto che chiude, e venivano fatti in cerco. La guardia a 7-8 metri non capiva nulla, perché prima venivano fatti in cerco, poi venivano proceduto, anzi alle volte certe guardie ci guardavano, che, perché dopo la legalizzazione si usa abbracciare e baciare il legalizzato, e il padrino, cioè il responsabile, deve dare un bacio in fronte al figlioccio e viceversa. Si usavano e le guardie, poi dopo, guarda, allora tu parti, fragione. Ah, è per questo che ti potevo baciare tutti. Sono allora avvenuti in pieno. Signor presidente, scusatemi, una sola cosa. Lui ha detto che la pianosa si poteva fare, come sta parlando della costituzione dei passeggi. Io chiedo un sopralluogo, perché è molto importante quello che sta dicendo, sì, sì, per l'accertamento della verità. E voi vedete che la guardia non poteva stare a 7-8 metri, perché quando sta la guardia sul terrazzo lo vede quasi in qualsiasi angolo, in qualsiasi angolo vede sì, chiunque persona vedeva, cosa sta facendo. Sentiva. Signor presidente, scusatemi. Lui dice si vedeva, ma si non parlava sentiva. Sottovoce e si parlava in cerco. Mica si metteva. Signor presidente, però, domandare signor presidente, a qualche guardia se voi le mi potete chiedere perché è importante il sopralluogo. Perché un signore come Pandico, e sarebbe il signor Pasquale Barra, con la stessa cosa che sta dicendo lui, voleva far prendere a Campobasso per un omicidio, voleva far prendere l'ergastolo. Io mi sono trovato a testimoniare, signor Presidente, sono 8 anni nei carceri speciali, sfortunatamente mi trovo sempre in mezzo a queste cose. Stipenditi che li ho conosciuti con lei. E mi trovo sempre in mezzo, sfortunatamente. Poi, signor Presidente, con la mia testimonianza, penso che parecchie persone l'ergastolo non l'hanno preso perché erano innocenti, perché hanno fatto il sopralluogo al carcere di Cuneo e hanno visto che quello che diceva il signor Pasquale Barra a Campobasso non era vero. Ma ecco, non perché entra se voi accertate tutte le cose, tutte le volte che uno vi chiede un sopralluogo, però, vedete che sta dicendo il falso. Però una cosa, poi a un certo punto la Corte l'ha stabilito. Che, cosa ha stabilito che la Corte? Il Diano non è morto di raffreddore, è stato ucciso dai cotoliani. Quindi se non è zuppa e pane in busto, non entra. Ah, se non è zuppa e la pane in busto prende nel gastolo. Ma questo innocente prende nel gastolo. Non entra, se non le dovute domande, se è camorrista o no. Bandico, ascolta. Dite le infamità piuttosto che ha fatto a Cuneo, che ha fatto trovare i cortelli insieme a Barra. Bandico, insieme ascolta. A Barra i cortelli. Bandico, ascolta. Per cortesia, ti stai smentendo, perché così. Questo già l'hai dichiarato l'altra volta. E adesso hai dichiarato il controllo. Stai dichiarando il controllo. Pandico, tu hai detto che io sarei il caponzone di Bari, giusto? Hai detto questo? E ho fatto una domanda. Già l'ho risposta, no, ecco. Non mettere adesso viene la domanda per riflesso. Cioè, non c'è tempo da perdere, qua è quasi l'una. Sì, adesso devi andare a farti per una fumata un'altra sigaretta, con permesso. Non si tratta di fumare sigarette, si ascolta. Tratta che novembre si avvicina, non perdiamo tempo. Signor Presidente, come si fa a parlare? Insomma, uno del 10 novembre... Lei faccia la domanda, pure lei si sta girando intorno, su. Io non ci sto dicendo niente, signor Presidente. Ancora devo spostare con la bocca, perché non è mia abitudine. Comunque, Pandico, cioè io vorrei capire, lei per capozona che cosa intende? Perché a questo non ha ancora risposto. Quali sono le mansioni del capozona? Che riferimenti ha? Perché io non lo so, insomma, e me lo faccia capire, perché lei mi ha chiamato in questo processo. Senta, non è una domanda che riguarda lei. Questa è questa, qui. Lui ha parlato, ne ha signor Presidente, lui ha detto che sono un capozzone, altro, no? Altro da chiedere. Signor Presidente, io vorrei capire, scusatemi, signor Presidente, quali se sono... Si legga gli atti, signor... Ecco, gli atti li ho letti, signor Presidente, li ho letti bene, ho consumato anche i soldi per leggere gli atti, scusatemi. Ci sono diversi pentiti,
che hanno una loro dichiarazione e una loro versione del capo zona, dello sgarrista come dicono loro e del camorrista. Adesso io vorrei sentire dal Pantico lui che cosa intende. Ieri l'ho sentito, la scorsa niente l'ho sentito da Leonardo, adesso lo vorrei sentire dal Pantico. Quando verrà l'altro pentito lo vorrei sentire dall'altro. Per vedere se gli altri già risulta che cosa lui dice per capo zona, che cosa. Non dice niente dagli altri, signor Presidente. Non dice niente. Capo zona che cos'è? Questo vuole sapere. Lui è responsabile della zona di Bari. Di ciò che accade, estorsioni, rapine, furti, di queste cose qua, le vengono affidate determinate, noi prendiamo come un coppia quartiere, lasciamo perdere i quartieri, parliamo di me, lasciamo perdere i quartieri, a me non mi interessa. Sui quartieri il capozzone ufficiale a tutti gli effetti era Michelea Fulli, poi per corrispondenza, se era arrivato a un punto quando la barca per corrispondenza o quartuno fa capozzone o malato. Che dice, ma che zona c'è più là? Là sono rimasti tre loro, o malata, o frata e tanto Maurizio. Che fanno? Lui è il capozzone di Bari, per quelle che ci risultava a noi ad Ascoli. Lui vuole sapere per capozzona che cosa si intende. Intende che lui è responsabile di ciò che accade nella sua zona. Verso l'organizzazione. Vi risulta che io abbia avuto degli introiti? Che cosa intende? Proventi dalle rapine? E i soldi sono soldi, insomma, se lei è capozona, chi ha più soldi? I soldi intrallati sono provenienti da cose oscure, i soldi non si chiamano mai introiti. Vabbè, mi dovete scusare, non sono poliglotta. Mi risulta. Mi risulta? In che modo? A me non mi risulta, spiegatemi come. A me risulta, dati a mano, mandati appositamente, spediti per vaglie da Vincenzo Casillo, ci sono tante di quelle cose. Ecco, le risulta che abbia avuto qualche vaglia, lei adesso sta nominando Vincenzo Casillo, le risulta che abbia ricevuto qualche vaglia? Mi risulta. Ma risulta verbale? Con atti? O lei risulta a lei come dissociato? Mi risulta che è stato pagato, che veniva stipendiato. Ma c'ha delle prove da dare? O le risulta solo a lei? Questo voglio sapere. No. Perché prove non ne può avere. Quale prove? C'è prove che io sono stato pagato, non ne può avere. Ce l'ha la corte. La corte le prove? Sta bene, se ce l'ha la corte in mano. Vabbè. Ecco, adesso mi dica una cosa, signor Presidente, l'ultima cosa e me ne vado, perché io vi capisco che siete stanchi voi. No, io sono stanco anch'io, sto dalle 5 e mezza in piedi. Io sto dalle 4. A me non mi interessa, perché tu è una linea di convenienza. È una linea di convenienza la tua, ti pagano gente che non vuole faccia la Ecco, la domanda è questa. Lei ha dichiarato che ha intenzione, a differenza di tanti altri agenti, tanti altri pentiti, no? Cioè lei ha dichiarato che lei intende sempre rispondere, tanto vero che lei nell'aula, giusto per far vedere la sua veridicità di fronte ai giudici, un giorno in un'udienza dichiarò che era pronto, anzi era lei che si chiamava i confronti con tutti. E lei ha detto anche, dice per i miei familiari io sono a posto, dice tanto per i miei familiari sono a posto. Cioè allora lei cosa vuol dire? Che il ministero abbia preso solo dei provvedimenti non su di lei? Non sono dettagli di sua competenza. Qua si sta parlando del patrimonio di confronto. No, signor Presidente, perché ci sono particolari. Ma il ministero, non ho fatto questa domanda, signor Presidente, mi deve scusare. La domanda, ma non è che vuol dire che il ministero... No, se io ci stavo arrivando la domanda, se lui mi interrompe, come la faccio questa domanda? Faccia la domanda. Signor Presidente, il signor Pantico è risulta degli atti. Adesso non sto parlando con lui, sto parlando con lei. Nella caserma di Abbasanta, in Sardegna, è andato come una divisa di capitano dei carabinieri. Generale, vero? Ah, generale, io sapevo capitano. Evidentemente si è trasformato pure. Si è trasformato pure. Non ho capito, signor... Accordatevi. E si è presentato da capitano. E ha fatto arrivare. Era lei presente? Io non ero presente. Ma nemmeno Pantico era presente, signor Presidente, qui sta mettendo in dubbio allora anche la parola mia, scusatemi. Anche allora, nemmeno lui è presente a tante cose. Allora, che cosa vuol dire? Lui è andato nella caserma di Abbasanta, l'hanno portato, il cosiddetto maggiore dei carabinieri Barone. Barone. Tanti riguadagnati si stai facendo, bravo. Vedete il linguaggio? Parliamo una volta, il dottore si appende, siete matricoli in giurisprudenza. Allora, signor Presidente, questo maggiore, insomma, che Barisone è andato a prelevare... Allora, il signor Pantico è stato portato comunque in questa caserma di Abbasanta, dove hanno fatto trasferire a Marco Metta. E il signor Pantico ha torturato a Marco Metta per 7 giorni
Per 7 giorni l'ha torturato, signor Presidente. Questi per 7 giorni. Questo in presenza dei carabinieri. In presenza del capitano fuori dalla porta. Io invito, scusatemi, signor Presidente, aspettate. Io invito a testimoniare a Marco Medda delle torture che ha avuto dal sottoscritto. Signor Presidente. Io invito anche a testimoniare questo capitano che adesso è diventato maggiore Barisone. Di procedere nei confronti del Fusco penalmente su quest'altra calunnia. No, signor Presidente, sapete perché, signor Presidente? Perché questa è la dimostrazione. Scusatemi, signor Presidente, ho finito, no? Adesso me ne vado. Perché Pandico, solo lui, come dice, ha avuto delle salvaguardie dal Ministero, non lo so, per i cosiddetti dissociati. Ma anche per arrivare, collaborato, è stato in caserma per arrivare ad essere portato in Sardegna. Lei sta dimenticando che per cudolo, come si usava una volta, dal 23 settembre, come si usava una volta, è entrato in caserma e se ne prova qua per iscritto da cudolo. Non è possibile. Non diciamo le torture, l'unica tortura che è cudolo e mezza. Mi sono costati all'asinare 5 milioni. Ah, una domanda, sì. Prego, prego. Cosa voleva chiedere? A Fusco? L'imputato Fusco ha accennato nel corso del confronto ad una perquisizione che sarebbe avvenuta nella sua cella ad iniziativa di Pandico. Quando sarebbe avvenuta? Quando avvenne questa perquisizione? Fusco, questa perquisizione che avvenne nella cella sua ad iniziativa di Pandico. Quando sarebbe avvenuta? Avvenuta nella sua cella. Nella sua cella. Quando? Cerchi di ricordare. Come lui è andato nelle celle? No? 83, dopo due giorni è venuto. Però facciamoglielo dire. Quindi febbraio, marzo, 83. Sì, è pacifico. Vabbè. Comunque, come lui è andato giù alle celle, dopo 2 o 3 giorni è venuto in maresciallo Comazzo alle 10 di mattina e risulta che alla Pianosa le perquisizioni alle 10 della mattina non si sono mai fatte. Da quando esiste la Pianosa? Si fanno la mattina alle 7. No, se non l'aveva sentito qualcuno. Si fanno solo la mattina alle 7. O il pomeriggio quando vengono i carabinieri. Quindi alle 10 del mattino non esiste che un maresciallo come Colazzo veniva personalmente in una cella a fare delle perquisizioni. Lui sta dicendo che deve fare la roba sua. Lui stava al numero 4, non ci stava al numero 2, dove stavo io? Presidente. Vabbè, allora scioglietelo un'altra volta. Presidente, nel corso del confronto l'imputato Fusco ha sottolineato la impossibilità che potesse avvenire durante il passeggio un fatto di legalizzazione o rilegalizzazione e ha chiesto la ispezione dei luoghi. Per quanto ci concerne, noi ci associamo a questa richiesta, la riteniamo utile perché un fatto di legalizzazione è un rituale che anche si estrinseca in una serie di fatti esteriori che possono essere colti da breve distanze. Allora sarebbe opportuno accertare a quale distanza stavano gli agenti, quali fossero le caratteristiche ambientali nel corso delle quali si sarebbe svolta la legalizzazione dei vari soggetti, ovvero i processi di rilegalizzazione. Signor Presidente, è terminato il confronto. Vorrei fare un'altra domanda adesso, visto che mi sono seduto un'altra volta, me ne stavo andando, no? Poi mi avete fatto sedere un'altra volta, adesso faccio un'altra domanda e poi me ne vado. Faccio la domanda e basta. Certamente. Pandico ha sempre dichiarato, che Guarnieri sia un tuo figlioccio, giusto? A meno da quello che si è letto sui giornali, da quello che si è mai detto nell'aula. Vabbè, io posso dire, signor Presidente, è la domanda la sto facendo, se lui non mi ascolta. Quindi hai dichiarato sempre questo, no? Io invece dichiaro che tu nel passeggio di quel blocco dove stavi tu, dove stavo io, dove stava Guarnieri, dove stava il signor Guido Catapano, un altro dissociato che l'hai fatto dissociare tu, comunque dove c'era tutta questa gente, tu non uscivi mai a passeggio. Guarnieri non ti ha mai potuto vedere perché non ti ha potuto mai vedere. Quindi tutte quelle altre illazioni che hai fatto improntare questo processo sul fatto di Tortora, che l'hai messo in mezzo tu, Tortora, ricordalo, tu l'hai messo perché ti dovevi creare il personaggio, ti dovevi creare il mito. Sei solo una vittima. Sia zitto, Pandico, la domanda. Solo una vittima. La domanda è quella fatta, sei solo una vittima. Vorrei, signori della cosa. Signor Presidente, posso intervenire? No, sul confronto, su quello che è accaduto. Signor Presidente, abbiamo sentito poc'anzi che tale Topastra sarebbe da individuarsi per dire con il Pandico in tale Vito Pesce. E allora io vorrei che il Tribunale pigliasse atto
che dalla lettura di questa lettera, apostrofato con l'epiteto di Topastra, è chiaramente ed inequivocabilmente lo stesso Pantico. Signor Presidente, noi siamo ancora in attesa che il Tribunale piglia atto lei che quei famosi motivi di ricorso alla Cassazione non risultavano sottoscritti. Non risultavano sottolineati. Presidente, noi siamo ancora in attesa. Avvocato, noi diamo atto che c'è una lettera agli atti. Signor Presidente. E se ne provvede l'acquisizione, però diamo diamo atto di questo. Non volete pigliare il tempo, lo farete con un'ordinanza. Ma quello. E vedete, noi l'abbiamo visto, è in maniera chiara e inequivocabile. Quindi questo dà il tono della mistificazione immediata in udienza. Avvocato Viso, ma che si deve fare un'ordinanza con la quale si prende atto delle sue interpretazioni? No, si prendeva atto che quel ricorso per Cassazione esistito dal Pantico non aveva nessuna parola sottolineata. A proposito della lettera, secondo andiamo a mangiare. Sì, sì, sospendiamo. Chiedo scusa. Chiedo che venga acquisita agli atti tutti i rapporti e gli orari delle perquisizioni di Pianura. Vabbè, poi glielo facciamo chiedere dal suo. Poi per quanto riguarda questa, dice Topastra mia, cioè sono io che riscrivo. Guardate i fonogrammi, i telegrammi mandati da Meda. Devo partire io con Topastra quando più presto li raggiungiamo, eccetera. Va bene. Signori, buon appetito. Leonardo, Ingannato pure si rifiuta. Va bene, allora. E infatti per oggi risposta alla traduzione, Ingannato non è venuto.